dagli studi Franco Gallo conduce Lo dico alla radio. Lo dico alla radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM e sull'app, in video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo dico alla radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7.30. Lo dico alla radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è bar, sala da tè e aperitivi importanti ad ogni ora del giorno. Io mi servo solo da GB. GB è pasticceria a 360 gradi, dal dolce tradizionale a quello siciliano. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Buccio Impianti. www.buccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio dell'ortodonzia. Attraverso l'acquisizione di una scansione intraorale è possibile pianificare digitalmente l'ortodonzia classica vestibolare, ma anche la linguale e quella con gli allineatori, per una precisione e predicibilità di trattamento assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe, a Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL, experience where we are, communication, flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo, fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela. E 43 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati, eccoci all'appuntamento di inizio settimana di Lo Dico alla Radio, ben trovati da Franco Gallo,
Buonasera anche al mio regista Enzo Cusumano, come sempre pronto in console per darci il suo immancabile, ma soprattutto insostituibile, contributo tecnico per la messa in onda di questa puntata. Allora, un saluto a tutti voi, ben ritrovati dunque. Premio simpatia che stasera va ad un amico che sicuramente sta cominciando ad abituarsi a fare il primo di coloro che arrivano, diciamo, a mettere mi piace e saluti alla nostra trasmissione appena condivisa e messa in onda dal nostro Enzo Cusumano, ed è Giuseppe Russello che vince il premio simpatia per il primo arrivato. Grazie Giuseppe, i saluti veloci a chi ci sta già salutando sul profilo Facebook di Radio Gela Express, dove va in onda anche in video il nostro programma. Chiaramente lo potete condividere e potete vederlo anche sulle altre piattaforme, per cui saluti sullo streaming live di Giuseppe Russello, Gianfranco Alessi, Massimiliano Giorrannello, Emanuele Faraci, Enzo Nicosia, Fabio Zuppardo, Vincenzo Pisano, che sono quelli che già ci stanno mandando i primi messaggi, mentre andiamo subito ad iniziare questa puntata con la solita rubrichetta che apre oramai come consuetudine le trasmissioni di Lo Dico alla Radio, il Ma è mai possibile che... Ma dico, è mai possibile che non abbiamo ancora nemmeno cominciato in maniera ufficiale la stagione estiva? Non abbiamo ancora nemmeno finito di allentare tutte le restrizioni dovute alla pandemia? Che alla prima sera utile, in cui non c'è il coprifuoco alle 23, che non c'è un controllo più serrato delle persone che sono in giro, bene, sabato sera a Macchitella, il putiferio. Come dobbiamo fare con questi giovani che non riescono a gestire il loro tempo libero, le loro uscite, la loro vita e quella degli altri? Una mega rissa domenica sera a Macchitella, con feriti, con gente che è finita in ospedale, con tafferugli, con i residenti del quartiere Macchitella in preda alla paura per quello che stava succedendo. Ma è mai possibile che non si riesce a fare qualcosa di civile e concreto in questa città senza dover passare per forza dal settore cronaca o cronaca nera? Ma perché non ci riusciamo? Genitori di questi ragazzi, famiglie di questi ragazzi, ma li vogliamo tenere a bada, controllare meglio, monitorare meglio? Cioè, alla prima serata utile, ragazzi, la prima! Ci siamo già fatti conoscere, come sempre. Ma è mai possibile che in questa città nulla può andare normale? E vogliamo sviluppare il turismo, e vogliamo sviluppare una società civile, vogliamo sviluppare una città a misura d'uomo. E poi combiniamo queste cose. Va bene, vado subito a salutare i miei primi due ospiti di puntata. Devo dire che a proposito di controlli, anche lì, devo dire, francamente... mi rivolgo a chi è deputato ad un maggior controllo del territorio. L'ho sempre detto, i punti sensibili di questa città non è che sono 150, sono 2/3. In quei 2/3 posti in cui è risaputo che si concentra la movida, che si concentrano i giovani, che si concentra un certo assembramento non normale, mettiamola così. Ma non si può mettere ogni volta una pattuglia di vigili urbani, una pattuglia di carabinieri, una pattuglia di poliziotti, cioè, ma è così difficile? Cioè, ma Gela non è che è New York, non è che è Milano, non è che per controllare il territorio urbano di Gela ci vuole l'esercito, nonostante ci sia stato a Gela ultimamente l'esercito. Io dico basta anche come deterrente una pattuglia di vigili urbani e una pattuglia di carabinieri. E guardate che queste cose sicuramente non capitano. Però se lasciamo sempre il territorio assolutamente scevro dal controllo. Buonasera e bentrovato all'amministratore delegato della Gelas Multiservizi, l'ingegnere Francesco Trainito. Ciao Francesco, ben ritrovato, Lo Dico alla Radio. Ciao, buonasera a tutti voi. Ciao, grazie Francesco per essere con noi. E buonasera e bentrovato al segretario cittadino del Partito Democratico, Guido Siragusa. Ben ritrovato Guido e buonasera a te. Buonasera a tutti voi, buonasera. Ciao, grazie Guido, anche a te per essere con noi. E allora Francesco e Guido aprono questa puntata di inizio settimana con i quali andiamo ad affrontare un paio di tematiche, chiaramente, che sono comunque sempre legate al nostro territorio. Sabato mattina il Partito Democratico ha convocato un incontro
all'aperto, tra l'altro, con diciamo distanziamento sociale e quant'altro, in piazza, sotto la sede della segreteria del Partito Democratico di Gelacentro, e si sono trattati temi assai, assai interessanti. Si è parlato però anche di Gelas, che tra l'altro va a scadenza di contratto, a fine mese dovrà essere rinnovato il contratto con la municipalizzata, e il suo amministratore delegato ha più volte lanciato il grido d'allarme: se non facciamo assunzioni, se non potenziamo Gelas, se non mettiamo questa società in condizioni di poter operare, è meglio davvero che la chiudiamo. Allora, io però vorrei dire anche a Francesco Trenito che, utilizzando peraltro un vocabolo che è molto caro non più a quelli del PD, una volta sì, adesso un po' più a quelli di Italia Viva, visto che era, diciamo, una frase il cui copyright era di Matteo Renzi, ha scritto più volte in questi giorni sui social: state sereni, a quelli del PD. Perché, Francesco, li inviti a stare sereni, gli amici del PD? Francesco? Non lo sento io, Enzo. Vabbè, vediamo di recuperare l'amministratore delegato di Gelas. Allora, a questo punto vado da Guido Siracusa, al quale chiedo di riepilogare i temi che hanno portato il Partito Democratico sabato mattina a convocare questo incontro in piazza. Macerie più che macerie, invece, insomma, perché dalle macerie si è partito, no, Guido? Cioè, le macerie a cui si riferiva il sindaco Lucio Greco quando ha detto: mi hanno fatto trovare chi ha governato questa città prima di me soltanto macerie. In realtà voi avete puntato un po', diciamo, le attenzioni su quello che in realtà Lucio Greco sindaco ha trovato venendo a prendere in mano le redini amministrative della città di Gela. Beh, io ti ringrazio perché partecipare ad una tua trasmissione dopo una conferenza stampa che di cui ormai è diventata un'abitudine, nel senso che ne stiamo facendo una ogni 15 giorni. Questo perché riteniamo utile, importante, informare la città sulle iniziative del Partito Democratico. Ci piace poi, tra l'altro, confrontarci con la stampa. Come tu ben sai, Franco, durante le nostre conferenze stampa non ci sono filtri, quindi siamo sempre disponibili a rispondere dell'operato del Partito Democratico degli ultimi due secoli, ove qualcuno ci dovesse chiamare in causa negli ultimi due secoli di governo, diciamo, della città. Questo perché lo facciamo con assoluta trasparenza, non abbiamo, riteniamo che la politica debba essere innanzitutto confronto di idee, soprattutto di idee, mai tra persone. Detto questo, la nostra conferenza stampa aveva come, mettiamola così, come obiettivo, cioè quello non di polemizzare con il sindaco che aveva, secondo il mio punto di vista, usato una frase assolutamente infelice, ma per volere puntualizzare alcune cose. L'abbiamo fatto attraverso dei documenti che abbiamo lasciato alla stampa, quindi criticabilissimi, leggibilissimi, qualcuno una volta diceva, a disposizione di tutti, dandolo alla stampa noi lo diamo a tutti, no? Laddove facciamo evidenziare dei fatti importantissimi su cui bisognerebbe aprire una doverosa riflessione, cioè il fatto che noi in questa città non riusciamo ad sfruttare al meglio tutte le risorse che ci sono state messe a disposizione negli anni passati, e questo ci sembrava doveroso dirlo. Perché se di macerie si trattano, sono di macerie che, voglio dire, altre città avrebbero voluto e non hanno potuto avere. Abbiamo parlato del protocollo del 2014 che, voglio dire, tanto costò in termini di consenso elettorale al PD. Quei milioni, diciamo quei 32 milioni che secondo me erano assolutamente pochi, anzi pochissimi, ma che comunque sia, anche quei pochi non siamo riusciti ancora, non siamo stati capaci a spenderli. 102 milioni, abbiamo speso 1,8 milioni, 1,7 milioni, di quasi, tra l'altro quasi tutti per la ristrutturazione di un immobile, poi non vediamo nulla all'orizzonte, il porto sappiamo come è insabbiato sul vero senso della parola, cioè insabbiato il porto, è insabbiato il progetto del porto. Il patto del sud, grida vendetta, 33 milioni, abbiamo detto quali sono, perché finora abbiamo parlato, Franco, di 33 milioni tagliati, 33 milioni e 8, numero freddo.
ma non abbiamo mai, o si è fatto poche volte, collegato il numero ai progetti. Cioè noi abbiamo perso il finanziamento di Orto Pasqualello. Io da ragazzino mi ricordo che da ragazzino si parlava della riqualificazione dell'Orto Pasqualello, no? Che poteva essere uno sbocco per i gelesi, la storia dell'occhiello di questa città. 8 milioni di finanziamento l'abbiamo perso. Abbiamo perso una 10 piazza, cioè il completamento di 10 piazze per circa 8 milioni e mezzo, e su una 10 piazze io potrei giurare davanti, diciamo, a qualsiasi giudice, a qualsiasi giuria, che il progetto c'è, è esecutivo, andava solamente aggiornato, perché se un progetto tu lo fai nel 2004, lo devi aggiornare nel 2010, lo devi aggiornare nel 2020, è chiaro, ma parliamo di aggiornamento. Io quel progetto l'ho visto, lo conosco. Poi parliamo del finanziamento dello stadio. Comunque abbiamo perso, sono cose che ai gelesi andavano assolutamente, che andavano fatte, le abbiamo perse. Poi abbiamo altri 17 milioni di euro, finanziamenti che ancora non sono stati cancellati, tra cui il proseguimento e la prosecuzione del rifacimento del lungomare, perché se noi vogliamo sviluppare queste città a mare, il fronte mare è diventato indispensabile, è importantissimo. Bene, questi finanziamenti rischiamo di perderli se non ci diamo una mossa. E poi abbiamo il pending, quei pochissimi soldi, circa 3 milioni, di cui ancora lavori annunciati ma non partiti come via Martinica, lavori iniziati ma non completati come viale Mediterraneo e Piene Sceni, e lavori interrotti, a noi ci risulta questo, come Largo Cappuccini, via Cappuccini, per una somma di 3 milioni. Quindi su circa 75-80 milioni siamo riusciti a spendere solamente 3 milioni. Poi le compensazioni minerarie, abbiamo portato i numeri, mi dispiace dirlo, parlo di un'amministrazione che ho sfiduciato, quindi per me, come possiamo dire, è un riconoscimento postumo, però l'ha fatto perché io mi sento intellettualmente onesto. Ancora abbiamo solamente 4 progetti presentati alla giunta messinese con le compensazioni, sono quei 3 milioni e 2, quei 3 milioni e 300 mila euro. 3 milioni su 21 milioni messi a disposizione dalla regione. E poi abbiamo i 140 milioni del porto d'Arsena, che abbiamo perso, che ci sono venuti a dire che avremmo recuperato, ma non abbiamo recuperato. Bene, di tutti questi soldi, quelli che abbiamo persi sono rimasti persi, quelli che abbiamo rischiano di perderli, di perdersi, e abbiamo fatto poco. Bene, la nostra conferenza stampa era essenzialmente concentrata su questo argomento. Poi però avete parlato anche di Gelas in, sì, diciamo, a corollario. Mi pare che c'è stata fatta qualche domanda da parte di qualche giornalista, adesso non ricordo perché è giusto non dirlo, e noi abbiamo risposto. Più che altro fu una risposta indiretta, abbiamo detto. Ma no, ma vi risponderanno che il problema sono le progettazioni. Ci risulta che adesso si vuole fare una convenzione che tra l'altro è stata il 31, di cui ancora giorno 15 questa convenzione non se ne conosce, ma si anticipa che si vorrebbe ampliare l'oggetto sociale della Gelas, si vorrebbe ampliare la convenzione e far entrare la progettazione. E noi abbiamo detto non siamo assolutamente d'accordo. Punto. Questo quindi noi non facciamo mai polemiche né su persone né su fatti, abbiamo detto non siamo d'accordo, abbiamo chiuso. Faremo le barricate, siamo pronti a fare le barricate perché non siamo d'accordo. Questo hai detto, avete detto. E abbiamo chiuso la partita, non abbiamo parlato di trasparenza perché non andiamo mai in queste cose. Abbiamo detto non siamo d'accordo, faremo le barricate politiche. Poi ci può essere non d'accordo, ci può essere d'accordo, fa parte del dibattito, no? Mentre invece Francesco Trainito, che spero sia tornato collegato con noi, ci sei Francesco? Sì, ah, ecco, perfetto. Ti avevo fatto la prima domanda, però a un certo punto non ti ho più trovato collegato. Ho perso il proprio segnale. Ecco, hai risposto tra l'altro sempre attraverso, diciamo, organi di stampa, credo oggi pomeriggio c'è una tua intervista su un quotidiano online, e tra l'altro però anche sui social nel frattempo avevi, con una frase ti stavo dicendo prima e forse non mi hai sentito perché si era nel frattempo interrotta la linea, utilizzando una frase che prima era molto cara anche agli ambienti del PD, ma poi nel frattempo è diventata invece più cara agli ambienti di Televiva, visto che è un copyright di Matteo Renzi, hai utilizzato, diciamo, una frase fatta nei confronti del PD quando hai scritto a più riprese sui social nel fine settimana: state sereni a proposito del problema che vi ponete nei confronti di Gelas. Oggi sei stato un po' più discorsivo invece in questa intervista che hai rilasciato
a questo quotidiano online, e sostanzialmente dici: vabbè, il PD è preoccupato perché sta capendo che in Gelas le cose non solo le facciamo, ma le facciamo pure bene, e loro per questo insomma si preoccupano, perché sostanzialmente a loro in questa fase interessa attaccare l'amministrazione, interessa attaccare il sindaco, interessa attaccare chiaramente anche Gelas, e se Gelas funziona per loro non va bene, quindi a loro invece andrebbe a genio che Gelas funzionasse male e quant'altro. Però io non voglio assolutamente esplicare il tuo pensiero, vorrei che fossi tu chiaramente, perché poi tra una cosa detta e una cosa spiegata a volte esce fuori qualche difformità. Per cui Francesco, a te la parola. Allora, io sto leggendo il virgolettato del Gazzettino di Gela, che penso che tu conosca, Franco. Assolutamente. Se pensate di fare della Gelas la società che deve gestire le progettazioni di opere pubbliche, sfuggendo anche ai criteri trasparenti di assegnazione degli stessi, ha detto il segretario cittadino del PD Guido Siracusa, noi siamo pronti a fare le barricate. Scusate, questa è da querela. Questa frase virgolettata, quindi o è falsa o è da querela. Guido, è falsa questa frase? Perché tra l'altro... No, ma io mi invito a querelarmi, perché se lui inizia così, vai a querelarmi. Perché se tu inizi così la trasmissione... No, tu hai detto che non hai detto questo, Guido. E pensi che mi irrigidisco, vai a querelarmi. No, no, scusa, tu hai detto che non è vero. Cioè, quasi quasi... Allora, se vuoi, ascoltami, se tu vuoi... Francesco, se tu vuoi... Siccome tu, io ti faccio la domanda, la risposta può essere sì o no. La frase è vera o è falsa? Solo questo ti sto dicendo. Ascoltami, io ho fatto una conferenza, ascoltami, noi abbiamo fatto una conferenza stampa. Hai sostenuto, sfuggendo ai criteri trasparenti di assegnazione, Presidente della Gela. Guido, riesci a rispondere con sì o no? No, io non devo rispondere. Hai il coraggio delle tue azioni? Ascoltami, no. Hai il coraggio delle tue azioni o no? Io ce l'ho avuto sempre sul coraggio. Io ti sto invitando ad andare a querelare. Detto questo, io ti sto invitando. Tu hai il giornalista scritto. Io ripetiamo, se dobbiamo fare una trasmissione. Fermati, la premessa è fondamentale. Questa fase è vera o falsa? Allora, ripetiamo. Io ti chiedo scusa. Se fatto, io ho fatto, scusa, io ho fatto, Francesco. Se è vero, è grave. Francesco, io ho fatto una conferenza stampa. E ti invito ad andare alla Procura della Repubblica e fare tutte le denunce del caso. Io non devo andare a nessuna parte, venerdì. Francesco. Senti, Francesco, ascolta. Allora, visto che da questo buco non ne usciamo, io allora ti faccio un'altra domanda, Francesco. Ma tu hai detto testualmente che storicamente per il PD la Gelas è stata un bacino di voti? A proposito, certo, di frasi pesanti. È stato un bacino di voti. E veniva usato con sistemi che oramai dice non esistono più. Sì, sì. Voti di scambio, queste cose. Però io non parlo di querela. Ma bacino di voti che significa, scusa. Io ho detto però non mi pare di che stiamo iniziando. Allora, a me piacerebbe parlare di politica. Dopodiché, io la conferenza stampa l'ho fatta davanti. Ma con la politica, deve parlare con il sindaco. Io ho avuto una... Perché ci sei tu stasera? Personale. E allora perché sei venuto tu stasera? No, l'ho invitato io, Guido. L'ho invitato io, perdonami, Guido. Una frase gravissima. Scusami, io ti ripeto, io questa conferenza stampa l'ho fatta davanti a 20 persone. Dopodiché l'abbiamo fatta in tanti, non abbiamo, quindi se tu hai da querelare, fallo tranquillamente, non ti preoccupare. Ma forse mi sono spiegato male, io ripeto di nuovo. Fallo, stai ma guarda, ascoltami, e neanche me la prendo con te se mi quereli, no? Io tempo da perdere. Stai tranquillo. Ascolta, io non ho tempo da perdere a querelare le persone, poi per me... Non si querela, allora però la frase è da allora, querela. Ascoltami. Cioè, Se tu dici... Andiamo un attimino ai temi, ragazzi, che forse è più interessante rispetto... Ma io infatti stasera, io ti devo dire, adesso ho capito il perché tu ti sei divertito, come al solito, ad andare su Facebook e a parlare di stare... Adesso mi è chiara. Adesso ho riportato il virgolettato, scusa, qui, se hai letto sul mio profilo che è pubblico... Francesco, io non ho mai, nella mia attività da segretario del PD... fatto una critica di merito alla Gelas, mai. Se mi permetti però, e me lo devi permettere, la Gelas non è di proprietà né del sindaco né dell'amministratore delegato, è di proprietà della città, quindi una forza politica di tutto rispetto del PD ha tutto il diritto di
fare non delle critiche gestionali che devono fare consiglieri comunali, ma quando si parla di futuro della Gelas ha tutto il diritto di dire come la pensa. Allora, cos'è che, entriamo nel merito però. Entriamo nel merito. Condivido pienamente io con questa affermazione tua, la condivido in pieno. Allora tu mi chiamavi, ho preso un virgolettato, l'ho riportato virgolettato col copia e incolla con le virgolette e l'ho messo sul mio profilo. E tra parentesi, qualche dirigente del tuo partito che mi ha telefonato, io gliel'ho spiegato. Allora, entriamo però nel merito, Guido. Spieghiamo alla gente, chiaramente, ma anche a me, a Francesco, cosa il PD non trova, diciamo, lineare, non lo convince di questa gestione che l'amministrazione comunale starebbe facendo attraverso l'amministratore delegato che è stato nominato dal sindaco, insomma, della gestione Gelas. Cosa non vi convince? Tu, tra l'altro, Guido, conosci bene la Gelas, ne hai diciamo così, dipanato alcune delle sue dinamiche negli anni passati, sai bene come è stata gestita, sai bene cosa ha fatto e cosa non ha fatto. Perché allora, come dire, non ti dispiaceva come veniva gestita la Gelas e ora invece non ti convince? Che cosa? No, Franco, voglio puntualizzare. Io non ho mai fatto una critica di merito, diciamo gestionale, se la Gelas pulisce, non pulisce, si attrezza, non si attrezza, se fa... ma figuriamoci, io non l'ho mai fatto per due ordini dei motivi. Prima, perché devo dire con molta franchezza non ho più il ruolo, e secondo perché so le problematiche a cui va incontro la Gelas. Quindi, detto questo, noi abbiamo parlato sempre di futuro di questa società e del modo che l'amministrazione ha di gestire la Gelas, che cambia. Infatti io stasera ribadisco un concetto. Non ci dovrebbe essere Francesco Tanito, perché Francesco Tanito poteva chiamarmi, mi poteva dire: ma Guido, hai detto questa frase. Io sicuramente gli avrei detto: Francesco, qua quando si fa una conferenza stampa, se questa frase è stata detta non nel senso che tu gli hai dato, avremmo potuto chiarire benissimo personalmente, perché io ribadisco che nulla di personale contro l'amministratore della Gelas. Vabbè, detto però questo, andiamo, però... andiamo nel merito della questione. Noi abbiamo saputo, in questo, diciamo, secondo me, in questi due anni c'è un uso improprio della partecipata. Ma io questo l'ho detto pubblicamente. Perché alla partecipata, secondo me, non gli si può chiedere di fare i monumenti al cimitero, perché non è nell'oggetto della partecipata. Non gli si può chiedere, senza uomini e mezzi, di fare delle pulizie, della manutenzione del verde pubblico, non avendo uomini e mezzi. Secondo me, alla partecipata non ci può chiedere di sostituirsi all'amministrazione comunale, perché questo noi abbiamo sentito, nella gestione e nella, diciamo, come possiamo dire, nella prospettazione di risolvere la questione della gestione tecnica di alcuni progetti. Noi questo diciamo, questo ribadiamo. Poi rimaniamo ancora più stupiti del fatto che la convenzione scade il 30 giugno e ancora la città non sa il 15 giugno quale sarà l'oggetto del rinnovo della convenzione. Perché se l'oggetto del rinnovo della convenzione è quello passato, noi non abbiamo nulla da dire. Però non saremo d'accordo e faremo le barricate se si vuole trasformare la Gelas in un istituto diverso per il quale è nato. Perché quando si attribuisce un progetto, non si attribuisce, si deve attribuire in ambito pubblicistico, non in ambito privatistico. E questo non è perché è amministratore del delegato della Gelas Trainito e noi non siamo d'accordo. Potrebbe essere mio fratello. È un problema di come possiamo però dire. Guido, tu imposti questi argomenti dicendo: non è di competenza della Gelas fare i loculi cimiteriali e li fanno fare alla Gelas. Non è di competenza della Gelas. Però ti chiedo, ma tu ti sei fatto anche per una domanda: mica l'amministratore delegato della Gelas si è andato a incatenare davanti al comune per dire: ah, mi fanno fare cose che io non dovrei fare, perché... no, attenzione, no, però dico, per come l'hai imposti tu, è come se l'amministrazione stesse obbligando Gelas a fare cose che non sono né di competenza né che può e vuole fare. In realtà a me pare invece che la sintonia tra l'amministratore delegato di Gelas e il sindaco è talmente alta ed è talmente elevata
che secondo me non si impone nulla, secondo me ragionano in termini di decidere assieme quello che bisogna fare. Quindi quando tu la imposti dicendo fanno fare a Gelas cose che Gelas non è competente di fare o non vorrebbe fare o non potrebbe fare, in realtà la imposti come se l'amministrazione, che è il socio unico di Gelas, imporrebbe forzosamente e con una sorta, diciamo così, anche di imperio delle attività che Gelas fa a controvoglia, che a me non pare. Però abbiamo l'amministratore delegato, per fortuna, tu dici non dovrebbe essere lui, ma per fortuna che abbiamo lui, almeno ci spiega alcune dinamiche, alcuni passaggi che diversamente non potremmo mai sapere, perché qua il sindaco non verrà mai, a quanto pare, nemmeno sotto tortura, quindi figuriamoci. Per cui Francesco, ma voi avete fatto tutte queste attività obbligati con il fucile spianato che se non le facevate vi sparavano addosso? Noi abbiamo agito in emergenza per le emergenze che hanno creato dei funzionari e dirigenti che non hanno fatto il loro lavoro, perché nella programmazione non si può pensare di non fare le gare di appalto, le progettazioni per i loculi di una città con 75.000 abitanti e non succede nulla. È vero che sta succedendo in diverse città d'Italia, ma queste città sono quelle mal governate. Il problema è che per fare la progettazione di queste cose noi abbiamo gli uffici oberati di lavoro, non hanno personale e non c'è stata mai programmazione. Dall'altro, a me stupisce sentire alcune affermazioni, visto che il Partito Democratico ha sempre governato la città. Da quando c'è stata l'elezione diretta del sindaco, si chiamavano DS, PD, chiamateli come volete, sempre loro hanno governato. Tra l'altro, governando la città, il Comune di Gela, la Regione Siciliana e il governo nazionale, e non hanno fatto porti, aeroporti, interporti, autostrade, non dovevano fare il ponte per farci le autostrade, non dovevano fare le autostrade per farci le strade. Io non ho visto nulla. 2 anni che il sindaco Greco e la sua amministrazione si è insediata, ancora oggi non siamo usciti dalla pandemia, quindi col personale, noi abbiamo dirigenti che sono in smart working. Personalmente mi viene da ridere solo a dirlo che ci sono dirigenti che sono in smart working, però dice che per legge si possono fare queste cose, io ho seri dubbi. E i funzionari che non esistono. Noi oggi stiamo cercando di gestire una situazione in emergenza che non può essere in emergenza. Io ho sempre contestato che queste cose che la per progetto sociale Guido li può fare, però non le dovrebbe fare. Cioè non dovrebbe essere che era a sostituirsi ai lavori pubblici del Comune di Gela e fare i loculi. Gelas non si dovrebbe sostituire alla Tegra per fare il taglio delle erbe, che è un rifiuto previsto nel capitolato di appalto della Tegra, delle strade, dei marciapiedi, e dobbiamo ricorrere alle queste emergenze. Se ci fosse stato tutto normale non saremmo arrivati a questo punto. Se la gestione del Partito Democratico dei rifiuti degli ultimi 10 anni di Gela ci ha portato a questa situazione, e non lo dico io, lo dicono i processi che ci sono in corso al Tribunale di Gela, forse ci saremmo trovati a non rincorrere le emergenze. Detto questo, io ho preparato un piano industriale, l'ho presentato, dopo 3 mesi è scoppiato il Covid, pazienza. Oggi il Covid non è finito, ancora ne avremo per un po'. Dico, se noi dobbiamo fare qualcosa, decidiamo cosa fare. Se mi si chiede, il mio socio di maggioranza, che è l'unico socio, il Comune di Gela, ha una società e ha bisogno di fare un'attività, che sia la parte di ingegneria che è prevista già nello statuto della Gelas, che sia la parte di edilizia che è prevista nello statuto di Gela, che mi si dica. L'importante è che non mi si dica come emergenza, io la voglio fatta come programmazione. Dopodiché queste non sono scelte mie, sono scelte politiche. Io devo trovare le soluzioni tecniche alle scelte politiche. Senti, a proposito di emergenze, chiaramente a distanza di un anno esatto, Francesco, l'emergenza che c'era l'anno scorso e che vi ha indotto a operare con i noli a caldo per andare a fare quei lavori di diserbamento della città, a un anno esatto di distanza siamo punto e a capo. Da qualche giorno a questa parte sono ricominciati gli incendi di sterpaglie in tutte le zone della città. Ieri sembravamo praticamente l'assalto a Forte Apache, perché bastava affacciarsi da una zona alta. Non sono terreni pubblici. Come? Non sono terreni pubblici quelli, non dobbiamo intervenire noi per nessun motivo. Ah, non lo so, io ti sto dicendo che ieri sembrava che io ci fosse... Io ho fatto fare le visure di quasi tutti i terreni che è stata chiesta la pulizia, e abbiamo scoperto che sono terreni privati, e il dirigente del settore ambiente ha fatto le ordinanze per la pulizia. Vabbè, però dico, quindi non vi trovate nelle stesse condizioni dell'anno scorso quando avete dovuto affidare... Ci troviamo molto meglio rispetto all'anno scorso.
Molto meglio che significa, perché la città non mi pare che sia in una condizione più, diciamo... Giusto, ma infatti ti stavo cercando di spiegare qual è il problema. Il problema è che tutto quella che voi chiamate verde, ma non è verde perché voi vedete il colore verde, le piante che ormai è giallo il colore predominante, non è più nemmeno meglio verde. Così stanno morendo, no, è peggio perché si vanno tutti in fiamme, quelle vengono quello tutte mandate in fumo. Che spunta nelle strade, nei marciapiedi, nella sede stradale, nelle piazze è di competenza della società dei rifiuti, in questo caso della Tegra. Vedi che noi stiamo facendo un intervento di circa 70.000 euro, non come quello dell'anno scorso, in sostituzione a quelli che non ha fatto la Tegra, che vengono prese da i soldi che non verranno dati alla Tegra perché il dirigente ha contestato il mancato servizio alla Tegra. Quindi a costo zero per la collettività. Vabbè, su questa cosa del costo zero lasciatemi avere qualche piccolo dubbio e qualche piccola perplessità. Perché è come quando mi dicono: ah, che bello, adesso noi non facciamo più i servizi aggiuntivi, mentre prima si facevano i servizi aggiuntivi. E grazie, prima il servizio complessivo, compreso i servizi aggiuntivi, costava alla città di Gela 9 milioni di euro, ora costa quasi 12, però non facciamo i servizi aggiuntivi. Però c'è un processo in corso per questo. E ho capito, però prima costava tutto 9 milioni di euro, ora siamo a 11 milioni e 8, quindi voglio dire, meno male che non abbiamo i servizi aggiuntivi. Però Guido, stavi dicendo qualcosa a proposito di questi interventi, mi pare. Che no, tra l'altro, no, scusami, ti do la parola. È stato il punto di rottura tra PD e amministrazione questi interventi che l'anno scorso hanno poi portato la Gelas a fare questo tipo di operazione, no? Perché allora, l'assessore Robilatte, se non ricordo male, si dimise proprio in seguito a questa operazione. Allora, mettiamola così, una alla volta. Ci arriveremo a quello che dici tu, perché tu lo sai, non sfuggo niente. A prescindere dalla valutazione politica di Francesco, tutti li conosciamo tutti, no? Non mi stupirei del contrario se oggi ti avrebbe detto che gli ha operato bene. Gli vorrei ricordare che l'ultima amministrazione del PD risale al 2015, la gestione della Tega del PD, accogliandoci noi, diciamo, quell'amministrazione, però io vorrei ricordare che molti personaggi importanti sono scusa Guido, ti interrompo solo per ricordarti una cosa. Accollandoci voi, tu eri all'opposizione, che eri candidato in una lista che ho presentato io, firmata da Francesco Trenito, e poi sei andato in maggioranza, quindi la condividete. Vabbè, io ero, Francesco, ricordi male, io ero dell'UDC, io noi quella lista civica l'abbiamo chiusa, ti do e ti riconosco. Libereggeresi, un'esperienza Libereggeresi che prima, io, presentato lista, poi assolutamente, ma infatti io te dobbiamo una buona memoria. Francesco, io e te non dobbiamo litigare, tu mi devi consentire però di fare e di dire quello che penso. E se tu mi consenti di dire quello che penso, se tu ti ritieni offeso qualche volta, ti prego chiamami, che chiariremo. Quindi noi non dobbiamo litigare. Tu hai un ruolo importante in questa città, secondo me ti devi limitare a farlo quel ruolo, perché penso che lo faccia bene. No, tanti ruoli importanti. No, però ti voglio dire... Io principalmente sono il secondo commercio, ti vorrei ricordare, non sono sì, ma per la morte che ci sono due anni, poi se rimango quello che sono. Ma io, Francesco, non ho mai contestato le persone, tu lo sai, mi conosci, non ho mai contestato le persone. Però torniamo all'argomento. Noi contestiamo un modo che l'amministrazione comunale ha di gestire la Gela, che è assolutamente diverso da come la si vuole gestire. La Gela, se sappiamo tutti perché nasce. Nasce perché ad un certo punto bisognava stabilizzare 90 lavoratori ed è inutile che ci prendiamo in giro. Io e te avevamo allora i calzoncini corti, quindi né io né tu abbiamo responsabilità su quello che accadde, però fu un'azione meritoria perché si stabilizzarono 90 padri di famiglia. Fu creata la Gelas con un mandato. Se questo mandato si esaurisce perché la Gelas non ha più uomini e mezzi per poter fare quello per cui era nato, si affronta la questione. Ma la Gelas, Francesco, te l'ho detto nell'ultima volta che ci siamo visti, te lo dico ora e lo dirò in futuro, non può essere la stazione appaltante del comune di Genova, per nessun motivo, né per motivo d'emergenza, per nessun motivo. Io questo lo critico per principio, non perché sei tu l'amministratore della Gelas, per principio. Detto questo, io vorrei ricordare una cosa, che noi l'anno scorso eravamo in giunta, abbiamo avuto molto da dire quando ad un certo punto la Gelas si sostituì
ad diciamo risparmiando, per l'amor di Dio, io sai, le carte non li conosco, non ci voglio entrare. Non è quel concetto della Gelas. Le conoscete le carte, le conoscete. Infatti sono convinto anche io. Non è quel concetto se della Gelas le conoscete le carte che già c'è. Non è il concetto se la Gelas si fa risparmiare o no. Il concetto qua è assai, anche troppo per risparmiare. Dopo no, no, ma tu lo sai che a me le carte non mi piace leggerle, quindi sicuro. Come? Detto questo. Come? Non, io non saresti Guido Siracusa. Non saresti Guido Siracusa se non ti piacesse Guido, leggere le carte. Io mi ricordo il consigliere Guido Siracusa, allora, se studiava a menadito le carte. Detto questo, io ritengo quindi che l'uso improprio non è nella gestione, è che l'amministrazione secondo me sbaglia e sbaglierebbe se dovesse continuare su questo motivo. Se oggi la Gelas, come hai detto tu nella precedente in una intervista, al netto di quello che dice il PD, perché vedi, il PD non critica il fatto che la Gelas lavora bene o lavora male, guarda, credimi, parleremo di altro, perché c'è di parlare di tantissime cose in questa città. La Gelas è l'ultimo dei miei pensieri, però noi oggi abbiamo una scadenza, che è il 30 giugno, il 15 giugno ancora il Consiglio Comunale non conosce quale potrebbe essere questo rinnovo di convenzione. Io lo ribadisco, se oggi ci sono le condizioni per cui la Gelas nel adempimento del proprio mandato originario possa continuare, noi saremo assolutamente d'accordo. Senza quindi cambiare mandato alla Gelas, se queste condizioni non ci sono, noi sappiamo che l'80% dei lavoratori della Gelas lavora in prestazione d'opera col Comune di Genova. Cioè io qua voglio dire una cosa in più, noi in questa città facciamo tutti finta che la Gelas sia una società che opera per conto proprio, no, con tutti i lavoratori, solamente una piccola parte si occupano di manutenzione. Quando sono? 10, 12, 9. Dove? Tutti gli altri sono in prestazione d'opera, in un rapporto subordinato, gerarchico col dirigente. Quei dirigenti che tu giustamente hai criticato, ma che non possono essere una scusa per fare delle cose che secondo me non andrebbero fatte. Quindi, caro Francesco, la questione va presa di petto. Se oggi la Gelas ha cessato il suo motivo d'essere, si prende atto, si salvaguardano i lavoratori, perché tra l'altro quei lavoratori sono quelli che vengono in piedi gli uffici comunali, questo ce lo dobbiamo dire tutta, e si va avanti, ma questo dibattito deve essere un dibattito pubblico. Non spero, cioè non penso che voi pensiate che il PD sarà un inerme spettatore, perché tu lo sai, va, nessuno di noi è abituato nella sua vita a fare la comparsa, ognuno di noi ha avuto sempre un ruolo. Quindi noi pensiamo che oggi la soluzione sia questa. Sui lotti interclusi, l'amministrazione comunale interviene con poteri sostitutivi, fa la diffida, se il proprietario non provvede alla pulizia, interviene l'amministrazione con gli strumenti e con i mezzi previsti dalla legge, perché noi dobbiamo ritornare a quella vecchia abitudine che avevamo di fare le gare. Se i funzionari non vogliono fare le gare, i dirigenti non ne sono capaci, come è successo a Messina, si licenziano, ma non si può dire, caro Francesco, il dirigente non mi fa la gara, se non la vuole fare si licenzia, l'ha fatto il sindaco di Messina e il giudice la stessa cosa che hai detto tu, l'ha detto oggi io a Lucio Greco nella stanza del sindaco, se lo vuoi sapere. Benissimo, si licenziano, non quindi, ci licenzia guarda problemi. La penso esattamente come te. Dopodiché, caro Francesco, noi le cose li stiamo dicendo alla luce del sole, non è che amiamo tramare dietro le spalle oppure c'è qualcuno che può dire che noi siamo, noi siamo da questo punto di vista siamo adamantini, specchiati. Noi diciamo che la missione della Gelas è quella per cui è nata, noi siamo disponibili, se non ci sono più gli uomini bene facciamo altro, ma non la possiamo trasformare, lo ribadisco, in una stazione appaltante del Comune di Genova. Tra l'altro tu la dici così, però c'è stato qualche consigliere comunale che è andato persino oltre e tu ricordo che in una trasmissione precedente hai detto condivido pienamente il pensiero di questo consigliere comunale, che credo fosse a proposito di Francesco Trainito, Rosario Trainito, che disse in un'intervista non può essere che la Gelas sta commissariando il comune di Gela, Guido, e tu questa frase diciamo non dico... Ma non è una colpa della Gelas, assicuro che Gelas non le vorrebbe fare queste cose. Però il problema qual è? Se noi abbiamo 70 bare accatastate, la soluzione la dobbiamo trovare.
se sì, ma anche a Roma c'è l'altro Francesco, c'è l'altro anche a Palermo. Noi abbiamo da ok, però noi abbiamo trovato la soluzione legale. Ma non è, secondo me non era praticabile, però ormai è fatta da qua, sicuro. Abbiamo risposto. No, aspetta, aspetta, però perdonatemi, che significa non era praticabile? Guido, no, no, Francesco, perdonami, che significa non era praticabile? Una cosa, se è legale, è legale, se non è legale, non è praticabile. No, io non ascolto, qua stiamo parlando di politica, illegale con legittimità, tu lo sai, non mi piace. Io ti posso dire una cosa. Cos'è che non era praticabile? Io non l'avrei mai fatto una cosa del genere, ma per una mia concezione, come dire, un mio modo di vedere la pubblica amministrazione, avrei licenziato il dirigente che non mi fa le gare. È una situazione indecorosa. Non do la responsabilità, attenzione, a Lucio Greco, perché vedi, a me piace essere onesto, intellettualmente onesto. Questo è un problema che noi abbiamo dal 2016, dell'emergenza del cimitero Farello, no? E che dobbiamo risolvere prima o poi. Però si risolve con la programmazione. Le urgenze normalmente, le emergenze a me non sono mai piaciute, perché caro, se abbiamo risolto oggi questo problema, fra 6 mesi si riproporrà, e io sono convinto che su questo mi dà ragione, Gianni, perché noi condivido, lo riproporremo questo. Ci sono 840 loculi da costruire da 3 anni. Vi assicuro che deve fare che il comune, progettazione deve... e realizzazione la faremo in 6 mesi, è 3 anni che ancora devono fare il progetto. Ho capito, ma se questo diventa un metodo, tu mi concordi però, con me? Però Guido, se non riescono a progettare al comune, e la Gelas dice, se la date a noi la progettazione, guardate, vi facciamo vedere che in 448 la facciamo. E cioè, ma allora forse, perché facciamo anche così i ponti e le autostrade, dai, va, saluto, vi prego. Ma facciamo il ponte delle autostrade, guarda che io la scommessa la farei, se Francesco Trento si prende l'impegno di fare pure ponti e autostrade e ce le fa, ma perché no? Se mi date l'affidamento vi faccio anche il posto, non ne ho problemi. Ma guarda, ci stiamo per arrivare. Chiamate a Musumeci, lo posso dare l'affidamento, domani inizio nel lavoro. Telefona al Raggi e dici che la Gela si rigeva, è disponibile a fare le cappelle. No, con i comunisti non ci parlo, parlaci tu per favore. Ah, Raggi non è comunista. Ah, ero confuso, scusa. Vabbè, insomma, c'è un accordo di base oramai tra i due partiti. Vabbè, ma detto, usi la parola comunista, dai. Ma detto questo, Guido, detto questo, quindi, questa Gelas praticamente dove troverà il PD pronto a fare le barricate? Su che fronte in particolare? Nel momento in cui, lo ribadisco, sono stato chiaro, cioè non me lo nascondo, abbiamo sentito Vox Populi, speriamo che siano solamente Vox Populi, che c'è l'idea, secondo me, sbagliata dal punto di vista politico, di affidare alla Gelas l'attività di progettazione in sostituzione, diciamo, dell'apparato burocratico ed amministrativo del Comune di Genova. Noi su questo siamo contrari. Secondo me ci sono gli strumenti. Tra l'altro vorrei ricordare che in Consiglio Comunale c'è stata presentata una mozione dei consiglieri comunali di una buona idea, quindi neanche di quelli del PD, che per risolvere il problema della progettazione hanno previsto, hanno chiesto, hanno dato mandato all'amministrazione di procedere a delle gare, loro li chiamano di ingegneria aggregata, cioè significa io faccio una gara pubblica, invito delle società di ingegnerie qualificate e certificate, aggiudico la gara secondo criteri pubblicistici, se chi la giudica ha il compito di fare delle progettazioni. A noi quest'idea ci piace, se ci sono proprio difficoltà nel usare le procedure ordinarie, che sono quelle che si usano in tutta l'Italia, cioè quelle degli affidamenti secondo norma. Se ciò non è possibile, perché come dice Francesco Tenito, noi abbiamo dei dirigenti e dei funzionari che non adempiono alle loro funzioni, e io mi auguro che, voglio dire, non sia così, ma se così dovesse essere veramente preoccupante, B, perché non ce ne sono, sicuramente quello di spostare l'affidamento di un incarico dall'ambito pubblicistico all'ambito privatistico, perché la Gelas comunque sia si muove in ambito privatistico, non si muove in ambito pubblicistico. È una società di diritto privato la Gelas, cosa che molti appunto, quindi mi dà. Ma invece è legittimo, non ho mai contestato, abbiamo... Francesco, non ho mai contestato la legittimità degli atti della Gela, sta all'interno, perché tu ti muovi in ambito privatistico, punto. Però l'amministrazione comunale non può pensare di risolvere la questione spostando il termine dall'ambito pubblicistico in ambito privatistico. Siamo assolutamente contrari, ribadisco, faremo le barricate. Francesco, dicevo prima...
Litigare sì. Contenito però su questo. No, vabbè, ma qua non c'è nessuno che secondo me ha voglia di litigare. Invece Francesco Pira voglio dire con molta sincerità. Diceva prima Guido Siracusa che gli sembra assolutamente anomalo che il 15 di giugno non si sappia ancora nulla di quale è il contenuto del contratto che va in scadenza il 30 giugno e bisognerà insomma rinnovarlo. E immagino che tu avrai contezza di cosa si sta preparando in questo contratto. Però Guido dice, ma è normale che la città non debba sapere nulla 15 giorni prima della scadenza? Come andrà questa nuova diciamo contrattazione, di che cosa stiamo parlando materialmente? Lui si stranizza del fatto che non se ne parli nemmeno, ma può essere una strategia quello che magari all'esterno non si sa nulla, ma nel frattempo nelle stanze dei bottoni è già tutto pronto? Allora, noi stiamo facendo riunioni continue, tra cui abbiamo fatto una riunione oggi alla quale ho fatto presente, durante la quale ho fatto presente al sindaco che difficilmente potremmo arrivare al nuovo contratto da qua al giorno 30, anche perché ci vogliono dei tempi e non deve esserci nessuna forzatura, perché io sono per la condivisione, la penso così. Poi ci sta che chi è all'opposizione non la pensi come la maggioranza, quindi ognuno ha un ruolo nella vita e quindi ci sta. L'idea che ho proposto io alla Gelas e al sindaco nella qualità di socio della Gelas e anche gli amministratori, perché erano presenti gli assessori, le riunioni facciamo con tutta la maggioranza come giusto che sia, visto che abbiamo l'onere del governo, ci dobbiamo riunire, ne dobbiamo parlare. L'idea che ho il piano industriale che ho presentato io ed è legato al contratto, anche quello che è stato fatto nel 2019, prevedeva una serie di attività. Naturalmente io le vado a tarare in base a quello che vuole il socio. Se il socio domani mattina ha una criticità sul supporto e la gestione della progettazione, avendola anche nell'oggetto sociale, mi organizzo, la faccio. Se il domani mattina c'è un'altra idea si vede se si può fare, si porta avanti. Noi in questo momento abbiamo ritardato il contratto perché nel frattempo sono uscite diverse sentenze sull'applicazione dell'IVA su una parte dei soldi che vengono dati alle partecipate, c'è una sentenza recentissima, e abbiamo voluto presentare un'interrogazione all'Agenzia delle Entrate perché è giusto che prima di fare qualunque modifica, se ci sono dei dubbi, si passi per gli organi preposti, in questo caso l'Agenzia delle Entrate. Quindi il ritardo principale, vi assicuro che è un ritardo tecnico non dovuto al Comune di Gela, ma dovuto alla risposta che attendiamo, che per me è vincolante per qualunque altra cosa dobbiamo fare. Detto questo, io condivido in parte i ragionamenti che fa Guido Siracusa, tranne nella parte come è nata la Gelas e come deve finire la Gelas. La Gelas è andata male, è continuata peggio, è stata gestita malissimo, non per caso ho trovato una società che era in liquidazione, con debiti nei confronti dei fondi pensione per oltre 1.800.000 euro, con tantissimi reati finanziari, attenzione, non dovuti, perché la Gelas riceve i soldi dal comune, se il comune non lo paga è automatico, con 2.000 danni che abbiamo trovato, noi li abbiamo risanati, abbiamo un bilancio decente, anzi il bilancio che verrà presentato nelle prossime settimane è un ottimo bilancio. Abbiamo ripagato già il 50% degli ultimi 11 anni di contributi previdenziali non pagati, abbiamo da 2 anni che già abbiamo messo in pagamento tutti i debiti verso l'erario. La Gelas oggi è una società Fania, la dimostrazione che un mese fa viene un noto istituto bancario e dice scusate, ci hanno fatto una proposta fenomenale, noi vorremmo lavorare con voi e vorremmo lavorare anche con i vostri dipendenti, perché prima eravate in blacklist, quindi non vi avremmo aperto neanche il conto, oggi vogliamo i vostri dipendenti per darsi i nostri servizi bancari. Questa è una piccola soddisfazione che io come amministratore mi prendo, e anche il sindaco Greco, perché se io non avessi avuto il socio che mi veniva dietro non l'avrei potuto realizzare. Detto questo, uno deve decidere cosa fare con la Gela, se la condivido il ragionamento di Guido, ed è una scelta che farà la maggioranza, lui è opposizione, ma potrà condividere o no, potrà cercare di fare una modifica, potrà portare modifiche migliori. Se la Gelas può diventare qualcosa di meglio, perché non deve diventare qualcosa di meglio? A chi leva se diventa una risorsa? Io prendo sempre l'esempio di Sostare. Sostare di Catania è una società municipalizzata, nata come Gelas, e ha gestito le strisce blu quando ancora le strisce blu non esistevano.
oggi, con tutti i problemi di sostare, nella peggiore delle ipotesi porta 1,5 milioni di utili al Comune di Catania, oltre a garantire 400 stipendi. Ma questa è una scelta che non dovrò fare io. Io dovrò trovare le soluzioni tecniche a delle scelte politiche che, ripeto, non do io. Posso al massimo esprimere la mia opinione, ma poi sarà l'organo politico a fare le proprie scelte. Insomma, Guido, voi dite noi non ci siamo più, noi come PD alla guida della città dal 2015-2016, però qua se uno fa però un paio, diciamo, di considerazioni a consuntivo, il sindaco attuale dice: sono arrivato e ho trovato solo macerie. Arriva l'amministratore delegato, di Gelas attuale e dice: sono arrivato e ho trovato disastri e una società in liquidazione. Alla luce, diciamo, dei risultati attuali, praticamente questi stanno risanando quelli che gli altri che c'erano prima, a quanto pare, hanno distrutto. Questo è il quadro che si tratteggia dopo queste dichiarazioni. Può piacere o non piacere, ma questa è la base sulla quale si ragiona. Ma guarda, e questa è la cosa, diciamo, più facile. Peraltro, ripeto, mi permetto di dire, tu Gelas la conosci bene. Quello che ha detto Francesco è contestabile o no? Che ci sono state gestioni e amministrazioni di Gelas che hanno portato in liquidazione l'azienda. Ma guarda, intanto la Gelas, io ho perso, diciamo, i contatti con la Gelas nel 2016, quindi, però non è questo il problema. Il problema è che tutto quello che la Gelas fa, tutti i disastri siano avvenuti nell'arco dei tre anni, dal 2016 al 2019. Tutto quello che la Gelas fa, quello che la Gelas non fa, dipende dal socio. Cioè, significa, se il socio scuce togliendo a qualche parte, la Gelas paga. Se il socio non scuce, ma l'ha detto lui tra le righe, no? Il socio non paga. Quindi mi stai dicendo che Gelas non è che ha avuto a Mago Merlino che magicamente con la bacchetta ha risolto il problema. Ha avuto un sindaco che... ma da dove sono venuti tutti questi soldi, Guido, per risolvere tutti questi debiti? Ma figuriamoci. Ma scusami, non mi pare che il bilancio del Comune di Gela navighi in acqua così, diciamo... Io ti posso dire semplicemente una cosa. Dovremmo capire, e questo magari lo faremo attraverso, diciamo, chiederemo al sindaco se il gruppo consigliare sarà d'accordo, quello del PD, di conoscere dei numeri. Quando la Gelas fatturava al Comune di Gela nel 2016, nel 2016, nel 2017, 18, 19 e 20. Attraverso questi numeri banali noi capiamo la Gelas che capacità ha avuto di pagare debiti pregressi o di non pagare, perché l'ha detto Giunino. Però c'è una responsabilità oggettiva degli amministratori, Guido, cioè quando si gestisce una società, ma noi parliamo, socio, guarda, se il socio non ti dà i soldi ti dimetti e te ne vai. Cioè, se a me creano un problema, io consegno le dimissioni oggi e me ne vado. Nominiamo però gli amministratori hanno nome e cognome. Architetto Collura è oggi un importante dirigente del sindaco Greco, che gode di fiducia, prova ne sia che lo nomina dirigente perché non è un dirigente di ruolo, quindi non penso che Greco gli possa imputare. L'architetto Robilatte, poi abbiamo avuto l'ex sindaco Franco Gallo, poi abbiamo avuto un amministratore di passaggio e poi ci sei stato tu. Però ti farei leggere il verbale con cui si dimette l'amministratore. No, però aspetta, Franco, Francesco, ti prego, scusami, per completare. Sarebbe interessante capire questo amministratore di passaggio cosa scrive prima di dimettersi. Dopodiché, noi tutti sappiamo che secondo me, secondo, diciamo, l'opinione pubblica, la Gelas è uno strumento, è stato sempre uno strumento, diciamo, in cui i denari venivano spesi, i denari dell'amministrazione. In parte è stato così, in parte non è stato così. Però tu facevi un ragionamento mischiando la politica con il, secondo il punto di vista nostro, il rispetto del testo unico degli enti locali. Se la Gelas, tu facevi come esempio Sostare a Catania, opera con i propri uomini. Il concetto è, se la Gelas non ha più uomini e non ha più mezzi, mettiamolo, non ha più uomini, non si capisce per quale motivo. Come fanno tutte le società d'Italia, le società pubbliche d'Italia? Li assume. Bene. La conosci la RAI e l'Italia? Sono le società pubbliche, anche Ilva. Pubbliche più grosse d'Italia. Benissimo, li assume. Per quanto ci riguarda, questo è un discorso che si può fare. Noi non siamo d'accordo. Secondo me li deve assumere il Comune, non la Gelas. Se la Gelas non ha più uomini e mezzi per andare avanti, si prende atto. Ma sicuramente, però, non è qua un problema di maggioranza o opposizione. Sicuramente, lo ribadisco, non ci sarà mai un sindaco a normativa attuale
Poi se la normativa cambia, ed è probabile che cambia, cambiano le cose. Non ci può essere un sindaco, una giunta, un consiglio comunale che può decidere in maniera non obiettiva, cioè no, scusa, non obiettiva, in maniera del tutto soggettiva, senza dei criteri, dove sono le emergenze e dove non sono le emergenze. Cioè, dichiarare un'emergenza non è un potere discrezionale del sindaco, perché quando c'è un'emergenza il sindaco ha un potere, che è il potere d'ordinanza. Ma se non c'è, come facciamo a stabilire dov'è la emergenza? Tu hai detto, Francesco, io sto preparando una convenzione laddove mi si dice che se c'è una emergenza nella progettazione ci sono io che sostituisco, mi sostituisco all'ente, attribuisco incarico. Ma tu questo te lo spiego meglio, forse mi sono espresso male. Io ho detto guarda, siccome io sono presidente di 5 consigli di amministrazione, uno di questi è la Gelas, ma gli altri ci faccio i soldi, quindi qualcosa ne capisco. Beato, tu, io quando non io, quando io mi riunisco con il consiglio di amministrazione e con i soci, è il socio che deve dare l'indirizzo. Dobbiamo fare un'acquisizione, dobbiamo fare una vendita, dobbiamo cambiare settore. Quindi io, se il mio socio, in questo caso nella partecipata, il comune di Gela, mi dice noi dobbiamo puntare a fare questo, non risolvere un'emergenza, cioè puntare a fare questo per lavoro, ci adeguiamo. Oggi noi abbiamo dimostrato che spendendo un centesimo di quello che stava spendendo un'altra giunta, abbiamo fatto il progetto LED più grosso che c'è in questo momento in Sicilia e non abbiamo dovuto attingere neanche ai finanziamenti. Francesca, la faccio una domanda semplice a proposito di progetto LED. Noi avevamo un finanziamento da parte della regione siciliana di 114.000 euro che venivano dalle compensazioni. Perché non il comune di Gela non ha sfruttato quel finanziamento per illuminare la pista ciclabile, invece ha speso soldi propri? Perché quando si parla di Gelas sono soldi propri. Io questo non ti lo spiego subito, mentre che tu parli di LED. Ti rispondo subito, così non lo dimentichiamo. Allora, quel progetto è ancora in essere, il comune di Gela ancora sta aspettando che arrivino questi soldi. Tra parentesi, quando noi abbiamo deciso di illuminare quella tratta abbiamo utilizzato dei pali e delle luci che già avevamo. Abbiamo speso esattamente, il materiale vale che abbiamo posto in essere per accendere quella via vale 12.000 euro, poi la regione ne spenderà 150-180.000, ascolta, però fatti fare una cosa, siccome a te piace leggere, a me piace leggere anche come te, mi sono fatto dare il progetto del comune, una lampada LED è quotata 850 euro. Io neanche gli chiederei quei soldi, però ormai dice che ne hanno chiesti e arriveranno. Quando arriveranno, Gelas si è impegnata a smontare con i propri dipendenti, perché è stato fatto solo esclusivamente con i propri dipendenti e i propri materiali, l'impianto esistente, e sarà fatto quello della regione con 170.000 euro. Non si è perso. Scusa, e noi siamo sicuri che questo ritardo dipende dalla regione, no? Ma cioè noi siamo sicuri che questi 114.000 euro. Sì. Il progetto è completo. Dipende dalla regione. No, questo te lo posso dire, guarda, non è una cosa che normalmente seguo, ma siccome in questo caso mi hanno chiesto una dichiarazione che era quella che Gelas si impegnasse a smontare l'impianto nel momento in cui venisse finanziato per essere sostituito con quello nuovo, lo so perché ho visto le carte. Vabbè, scusate, io però devo correre perché c'è la seconda parte che incombe, ma una domanda ancora all'amministratore delegato di Gelas a questo punto la devo fare, perché mi incuriosisce sapere cosa ha scritto l'amministratore delegato di Gelas, che Guido Siracusa ha definito di passaggio e che chiaramente è l'avvocato Gianfranco Fidone, perché due volte l'ingegnere Trenito ha detto ma tu lo sai cosa ha scritto l'amministratore di passaggio, ma tu lo sai cosa ha scritto Trenito, questo amministratore di passaggio, cioè Gianfranco Fidone cosa ha scritto? Non vi posso per ora dire tutto. Ma qualcosa ce la devi dire, visto che ci hai messo curiosità. Almeno qualcosa. Non posso dire nulla. Non puoi dire nulla. Che delusione. Francesco Trenito, che è uno che non si nasconde dietro nessun tipo di Tu lo sai che paraventi. No, vabbè, certo, ci mancherebbe altro. Va bene. Se non vuol dire nulla, vuol dire che è oggetto di indagine della polizia giudiziaria, della magistratura. Va bene. Probabilmente. Va bene. A proposito di belle notizie, perché in questa città le belle notizie sono sempre però a testa in giù. Stanno arrivando 200 tonnellate di rifiuti nella discarica di Timpazzo da Lampedusa e Linosa.
e qualcuno la settimana scorsa mi diceva no, tranquilli, non arriverà niente, forse soltanto i rifiuti da Ragusa, e già arrivavano quelli di Santa Croce. No, ma Franco, ti posso dire una cosa, guarda, tu sai che il PD su questo argomento anche lì farà le barricate. Ma no, allora ascolta, per quanto riguarda la Gelas, noi pretenderemo le barricate, sì, pretenderemo rispetto della legge, punto. Noi siamo convinti che la Gelas certe cose non li possa fare, e lo diremo questo in tutte le sedi, ma questo nulla, senza nulla togliere a niente, io ripeto che certe decisioni non c'è nessun. Ma io penso che la Gelas le cose che non poteva fare le ha fatte nei 10 anni che sono. Io siccome parliamo ancora dell'oggetto di convenzione, quindi ci sta che la Gelas ha fatto cose che non poteva fare. No, è molto probabile che ha fatto cose che non poteva fare. Io ti ripeto, se nella convenzione c'è scritto che sarà oggetto di convenzione l'affidamento di incarichi progettuali, noi in tutte le sedi possibili e immaginabili. Gelas non può fare affidamento di incarichi progettuali, Guido, quindi tu non sai che cosa c'è scritto. Sotto qualsiasi forma, Francesco, ma questo per essere chiaro, senza che piova. Devo salutarvi velocemente. Guido, cosa mi volevi dire su Team Pazzo, che domani riceverà 200 tonnellate di rifiuti da Lampedusa e Linosa? Allora, noi già un mese fa abbiamo lanciato l'allarme, ci dispiace, e questo lo dico senza voler fare polemica, perché non vorrei che domani mattina dovessi subire poi il solito comunicato stampa. Ma noi l'abbiamo detto, chiamando la città facendo un appello alle forze politiche della città e al primo cittadino, di dire: guardate che la regione sta operando in maniera sottesa, di notte, col favore delle tenebre, per fare diventare Team Pazzo la discarica della Sicilia, perché non ci spiegherebbero diversamente alcune azioni propedeutiche a quello che sta succedendo ora. Cioè, ci sono state l'allargamento della capacità di conferimento, cioè una serie di iniziative scandalose che questo governo regionale sta perpetrando contro questa città. Oggi tu mi dai questa notizia, noi l'abbiamo saputo da poche ore. È chiaro che noi abbiamo un piano di rifiuti della regione Siciliana assente, le uniche discariche oggi funzionanti, questo perché c'è stata l'intuizione 25 anni fa di qualche amministratore che si volle dotare di una discarica, allora pubblica. Sai chi ha firmato, Guido, sai chi ha firmato all'autorizzazione a conferire a Gela 200 tonnellate di rifiuti di Lampedusa e Linosa oggi? L'ha firmata un tale che si chiama Calogero Foti, che è l'attuale dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana. Lo stesso Calogero Foti, se qualcuno ha memoria corta, che era dirigente regionale della Protezione Civile quando avrebbe dovuto fare iniziare i lavori del porto rifugio, e venne a Gela a dire: ah, io qua non vengo. Franco, non sono il problema delle 200 tonnellate, ascolta. No, però... Non è il problema delle 200 tonnellate. No, è il messaggio che si sta dando. Ogni volta la regione siciliana ha un'emergenza, Gela diventa la discarica regionale. Ed è chiaro, in assenza di un piano regionale e in assenza di discarica, in matematica uno più... E in assenza di qualcuno che tuteli questo territorio, lasciamelo dire, perché sennò poi mi viene il mal di pancia se non te lo dico. E porca miseria. No, ma io ci stavo arrivando. Per questo noi abbiamo chiesto al sindaco chiarezza. Sono due le cose. Se la SRR che decide che ha la gestione della discarica continua ancora a fare il gioco dell'oca in questa azione, noi chiederemo al sindaco di essere conseguente alle azioni e alle cose che ha detto, e proporre l'uscita di Gela dalla SRR, perché è diventata... Sì, però nel frattempo, Guido, la pattumiera Gela si è aperta per mezza Sicilia oltre. Noi siamo disposti intanto la pattumiera l'hanno aperta, questa noi siamo disposti, già l'abbiamo detto nella conferenza stampa, abbiamo pronta una manifestazione davanti in basso, ci auguriamo che non saremo lasciati da soli e che tutte le forze di questa città, col sindaco in testa, iniziano questa azione di protesta. Ciao Guido, segretario cittadino, grazie, del PD Guido Siracusa, e ciao a Francesco Trenito, amministratore delegato di Gelas, sempre grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie a voi, ci fermiamo solo un attimo, grazie. Dobbiamo correre perché siamo in ritardo, incombe la seconda parte di Lo Dico alla Radio con nuovi ospiti e nuovi argomenti. Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo conduce Lo Dico alla Radio, 13ª edizione. GD Food and Drink. Io
ho scelto GD. GD è bar, sala da tè e aperitivi importanti ad ogni ora del giorno. Io mi servo solo da GD. GD è pasticceria a 360 gradi, dal dolce tradizionale a quello siciliano. GD, buono come da noi. GD, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio della chirurgia odontoiatrica. Attraverso l'utilizzo di scanner intraorali e di CBCT è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserimento degli impianti alla protesi dopo. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe. A Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL. Experience. Where we are. Communication. Flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo. Fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale. E operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzione impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazione e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana e il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela. Seconda parte di Lo Dico alla Radio del lunedì, allora ben ritrovati da Franco Gallo, in studio con il mio regista Enzo Cusumano andiamo ad aprire questa seconda parte di trasmissione e andiamo a salutare altri due ospiti, sono con noi collegati telefonicamente il collega giornalista e amico chiaramente Filippo Guzzardi, buonasera e ben trovato Filippo. Buonasera a te e a tutti gli altri ascoltatori e internauti che ci seguono. Grazie Filippo per aver accettato il nostro invito e da un amico ad un altro amico e che amico... L'ingegnere Fabrizio Lisciandra, buonasera, ben trovato ingegnere. Ciao Franco, una buona serata a tutti. Grazie ingegnere. Ciao, e allora Filippo. Sì, Filippo, aspettando. Allora, aspettando. Con questi miei due ospiti andiamo a fare un po' di giro di orizzonte di quello che sta accadendo in questo periodo in città. Vorrei cominciare proprio con la notizia fresca dell'ultimissima ora, proprio di qualche minuto fa addirittura aggiungerei io, cioè è ufficiale che domani arriveranno alla discarica di Timpazzo 200 tonnellate di pattume, di rifiuti, di immondizia,
provenienti dalle isole di Lampedusa e di Linosa. Quindi quando ci hanno detto la settimana scorsa anche presidente, vicepresidente, dirigenti dell'SRR che non se ne faceva nulla dell'allargamento di Timpazzo e del far diventare Gela la pattumiera di mezza Sicilia, evidentemente non avevano fatto i conti con la regione siciliana, perché il dirigente regionale e direttore generale peraltro di Acqua e Rifiuti, del Dipartimento Acqua e Rifiuti della regione siciliana, guarda caso il Calogero Foti, che noi ci ricordiamo anche dirigente regionale di protezione civile per la vicenda annosa del Porto Rifugio, ha oggi firmato questa autorizzazione a conferire a Timpazzo, cioè a Gela, i rifiuti delle due isole siciliane di Linosa e Lampedusa. Volevo proprio subito un commento a caldo di questa notizia da Filippo e da Fabrizio Lisciandra. Filippo Guzzardi, intanto. Ebbene, decisione che era preventivabile, non mi sorprende per nulla, anche perché chi doveva firmare il provvedimento sai benissimo che ci è venuto a prendere in giro fino in casa con il discorso del porto. A voglia. Ti ricorderai benissimo, era ospite tuo, mi sembra, se non ricordo cioè, male. Sì, sì. E quindi a nulla sono serviti i proclami fatti dai politici oggi, locali. Oggi, è tanto, oggi e nel recente passato era tanto vituperato il vice sindaco Simone Siciliano dell'amministrazione messinese, ma quella sera, in quella trasmissione che tu stai ricordando di Agorà, eravamo all'Hotel Sole, quando questo signor Calogero Foti venne a dirci che nell'arco di qualche mese sarebbero iniziati i lavori del porto rifugio e l'allora vice sindaco Simone Siciliano ebbe a dire che riteneva inverosimile quelle scadenze, Calogero Foti disse: ah, ma io mica vengo da Palermo qua per raccontar barzellette, quindi o credete a quello che vi dico oppure mi alzo e me ne vado. Non se n'è andato, ma aveva raccontato barzellette, e aveva ragione l'allora vituperato vice sindaco siciliano quando riteneva inverosimili quelle date e quelle scadenze. Però detto questo, lo stesso Calogero Foti oggi però non ha avuto alcun dubbio a firmare l'autorizzazione per fare scaricare a Gela il pattume di Linosa e di Pantelleria, o di Lampedusa, che distingue, sì, di Lampedusa. È normale, anche perché è un esecutore di chi gli dà l'incarico pagandolo approssimatamente, cioè il presidente della regione, quindi è chiaro che non ha avuto alcun indugio in tal senso. Dicevo, la politica locale è impotente di fronte a questo, non riesce neanche a organizzare un minimo di protesta collettiva, perché non è più abituata a difendere anche da un punto di vista di manifestazione, diciamo, gli interessi del territorio, gente ormai disabituata in tal senso, così come lo sono un po' i partiti che non sono più neanche più radicati nel territorio. Ma chi dovrebbe difendere questo territorio? Uno scollamento. Filippo, ma chi lo dovrebbe difendere questo territorio? Chi praticamente fa i complimenti ad assessori regionali che ci vengono a prendere in giro dalla mattina alla sera? Ma chi lo dovrebbe difendere questo territorio? Gente che ci viene a dire che per noi è una grande risorsa se mezza Sicilia viene a scaricare la merda a Gela. Cioè, ma chi lo dovrebbe difendere questo territorio? Cioè, questa la domanda è chi dovrebbe tutelarla? Chi viene eletto? Purtroppo è così, e altri non possono difenderlo perché non sono stati eletti, non hanno mandato a difendere le ragioni del territorio. Comunque, non è la prima volta che ci lamentiamo, non è la prima volta che parliamo di Gela come un luogo dove tutto è possibile, non c'è alcuna difesa del territorio, no, assolutamente. Io ieri facevo un post su Facebook in cui chiedevo il minimo di un servizio, fare almeno l'esame di guida della patente qua a Gela, lo chiedevo ai deputati regionali, nazionali, se prima di finire il mandato ci riescono almeno a concedere questo, figuriamoci una cosa come il servizio della raccolta dei rifiuti, che peraltro la discarica purtroppo è regionale, e quindi dobbiamo subire senza un minimo di difesa. Ingegnere, ma è normale subire senza un minimo di difesa? Cioè, ma è normale che Gela diventa sempre il rifugio peccatorum per tutti? Ridi, ma c'è da piangere. Ingegnere, ci sei?
Sì, pronto, ecco, adesso sì, poco fa non ti sentivo proprio. Dico, ma è normale che questa città debba essere sempre dipinta come il rifugio peccatorum di tutti? Allora, io vorrei partire da una premessa invece positiva. Guardiamo le cose dal punto di vista positivo. Io dico che oggi noi possiamo dire, domani dovremmo andare tutti sui giornali e dire, vedete, c'è Lampedusa e Linosa, li stiamo salvando noi. Noi siamo i buoni samaritani, no? Che danno una mano ai propri, diciamo... Iniziamo a vivere ancora prima che parlava. Allora, quindi, perché? Allora, è chiaro che non ci possiamo fare nulla, no? Però bisogna partire da questa battuta che vi ho fatto io, no? Che poi è la verità, no? Io una volta ho fatto, ultimamente, un mese fa, ho fatto un esempio. Quando noi non avevamo la discarica, nel senso che Cipollina era chiusa, eccetera, noi i nostri rifiuti andavano altrove. Lasciamo perdere dove, non ha importanza, ok? Adesso che gli altri non sanno dove metterli, trovano in noi una discarica nella nostra area, una discarica disponibile, ok? Attiva a tutti gli effetti, regolare, anche di più, e così via. Il problema è solo politico. A me convince quello che dice Filippo, no? Filippo dice, chi deve difendere questa città? La politica, i nostri politici, no? Nella realtà, qui nell'amministrazione comunale, con l'intesto ovviamente del sindaco, è giusto che sia così, né il consiglio comunale stanno facendo nulla, cioè non si creano il problema, non pongono l'attenzione giusta a questo problema, non pongono l'attenzione giusta a nessun problema finora, adesso non voglio essere cattivo, però così è, finora è stato così in questi due anni, ok? Ma questo ancora di più. Allora, partiamo dal presupposto che nella realtà noi stiamo subendo questo fatto di esaurire quanto prima possibile la nostra discarica. Adesso non voglio fare esagerazioni, però finirà così fra alcuni mesi, per cui avremo necessità poi noi. Però questa cosa non abbiamo neanche la forza politica di farla pesare a questo presidente della regione, all'amministrazione regionale. Cioè il problema vero è questo. Perché è chiaro che non ci possiamo esimere dal ricevere la spazzatura che è altrove in più e non si può mettere da nessuna parte. Ma è altrettanto vero che non riusciamo a far pesare la nostra logica. Cioè non facciamo niente, non diciamo nulla. Questa è la cosa più allucinante. Cioè dov'è la politica, dov'è il consiglio comunale, dov'è l'amministrazione comunale? Spero che mi sentiate. Sì, sì, no, sentiamo tutti e chiaramente l'assunto è davvero... Il problema è questo. Poi io, Franco, non vorrei il punto sul direttore generale di acqua e rifiuti, eccetera, perché anche lì ha ragione Filippo. Filippo giustamente ha detto, ma quello è un dirigente, cioè è poi un operativo, no? Lui ha a combattere 200 tonnellate di rifiuti, a qualche parte ne deve portare. Se la politica gli dice che la discarica è quella di Gela piuttosto che quella di Mister Bianco, la porta a Gela o a Mister Bianco. Okay? E anche sul discorso del, a parte la, diciamo, gli stravaccioni sull'impegno di fare l'escova, eccetera, eccetera, e così via, poi alla fine... Ma veramente siamo convinti che un dirigente che si chiami Foto o un altro che può decidere di non fare l'escavo a Gela o di non fare il porto, la Daphne, eccetera? Nessun dirigente può decidere questo, è la politica che lo decide. E siamo sempre là, no? Io adesso mi trovo, per esempio, con un sindaco, è un paradosso questo che dico, ho un ex sindaco che si batteva per, ce l'aveva condotta, che adesso è musumeciano, no? Che è o no un paradosso? È, certo, la città dei paradossi, non è che ce ne sono uno, due, tre paradossi. Infatti qui ti volevo portare, cioè, ma è normale che il messinese, che io ho stimato come amministratore, al di là che non è stato poi bravo a restare, voi lo sapete come l'ho sempre pensata io, no? Forse di più o meno l'avrei mai sfiduciato, ma non perché meritasse particolarmente. Ma perché comunque era uno che si faceva il mazzo, e fatto il mazzo così, l'ha fatto con
con onestà intellettuale, ritengo, io sono convinto, poi magari i fatti, poi le chiamanti mi potrebbero dare torto, spero di no, però dico, poi questo te lo ritrovi con Musumeci che ha tutti i soldi, non lo so, c'è qualcosa che non funziona in noi, c'è in noi gelesi, è pazzesco, io a riflettere su queste cose non riesco più a riflettere. Sentite, scusate, penso, solo per chiedervi se avete uno dei due o entrambi seguito la prima parte di trasmissione. Io l'ho seguita, l'ho seguita. Che ne pensi? Io poco. Ecco, allora, l'ingegnere Lisciandra, che ne pensi? No, io l'ho seguita tutta. Ecco, e visto che l'hai seguita, ingegnere, mi fai un po' il tuo punto di vista su quello che hai ascoltato nella prima parte di oggi di Lo Dico alla Radio? Ma guarda, io ho scritto anche un paio di battute. Allora, io sinceramente mi sento di dare ragione a... Non ragione... ce l'hanno l'altro, quindi non vorrei commettere questo errore perché nessuno lo merita. Dico, io penso che il ragionamento che fa il PD in questo momento, impersonato da dal suo segretario ovviamente, sì, c'è l'umana grinta, no? Cioè, il problema anche lì è politico, no? Cioè, uno dice, cosa devo fare, cosa voglio fare, di come ci facciamo di dire al suo servizio, ma devi capire cosa ci vogliamo fare, è semplice, no? Cioè, il problema non è Francesco Caimito, che secondo me ha ben operato, forse anche esagerato, ci mette troppo del suo, anche lì, no? Cioè, io ho scritto anche una battuta che non riesco più a prendermi, se tu me la leggi magari... No, a proposito di battute, io oggi devo dire che il nostro profilo Facebook, dove c'è lo streaming live, non mi sta dando nessun messaggio. Ah, ok. Quindi ci deve essere qualche problema, eh sì. Sì, sì, vabbè, comunque, per me il problema non è Gelasimo Servizi, non è Francesco Caimito, anzi, Francesco Caimito ti ha dimostrato una risposta, perché bene o male, vuoi non vuoi, è quello che ha tirato avanti, ha portato avanti una società che prima faceva acqua da tutte le parti, con tutto il rispetto per tutte le amministrazioni precedenti, ok? Io questo mi sento di difenderla, questa posizione, senza nessun dubbio. Allora, il problema però è capire cosa vogliamo fare di Gelasimo Servizi, partendo dal presupposto di che cosa è e come è nata. Cioè, da cosa nasce Gelasimo Servizi? C'erano 90 persone, 100 persone, quelle che bisognava, tra virgolette, sistemare, va bene, e è stata fatta questa cosa, allora era dato 800. L'impostazione qual era, quella nazionale? Quella di dire, vabbè, tu per 5 anni io ti do tot milioni di euro l'anno, o quello che era, ok? E tu poi voli da sola, ok? Questa cosa Gela non si è potuta fare. Allora la domanda è, ma di questa gente, cioè cosa ce ne facciamo noi? Perché li dobbiamo tenere, mantenere, cioè li dobbiamo non mantenere volgarmente, senza che facciano niente, per carità, perché lavorano tutti, ok? Cioè, però li dobbiamo tenere, è come se fosse in età di comunale, cioè vogliamo, non vogliamo, sono così. La legge dà ragione a Francesco Caimito, dà ragione all'amministrazione comunale attuale o no? Questo è il punto di domanda. Cioè, è normale, quando Saro Caimito, il consigliere comunale, dice stiamo dando tutto alla Gelasimo Servizi, sta commissariando il comune, non dice una sciocchezza, dice una verità. Noi possiamo pensarla come vogliamo, ma è così. Io ho scritto, in una delle frasi che ho scritto, gli ordini professionali dovrebbero battere un colpo. Ma dove sono gli ordini professionali? Cioè, quando tu mi dici io do tutte le progettazioni a... che era anche il mio pallino, attendo se Gelas veniva messo in un certo modo, e alla Gelas tutti i servizi. Cioè, tu che fai? Gli ordini professionali cosa fanno? Cioè, qualcuno me lo spiega? Così come i piccoli artigiani di adesso, con lo spaccio, la polizia, eccetera, cosa fanno? Perché dare tutto a Gelas tutti i servizi che non ha personale? Perché Francesco cosa dice? Io non ho personale. Ha chiesto anche la possibilità di assumere, ma non può assumere, ok? Allora è il gatto che si morde la coda o il cane che si morde la coda,
No, allora da questo in basso bisogna uscire, bisogna capire cosa si deve fare con gas e servizi. E lì andare a capirlo lo può fare solo una persona comunale o un consiglio comunale. Ora, la posizione del PD è chiara e netta. Quella di Alci quale sarà? Punto interrogativo. E vedremo, anche perché... I personalismi chiaramente non vanno mai bene a nessuno. Poi Francesco ci ripete, ci mette del suo, si anima, no? Pensa di avere sempre ragione anche quando non ce l'ha, va bene, però ci mette del suo, rischia di suo, cioè bisogna dargli mento che è uno di quelli che ci mette la faccia sempre. E chiaramente può forse metterci la faccia, qualche volta spero che non vada a battere e si rompa la faccia, mi auguro di no, perché farebbe bene anche lui per un attimo a riflettere e dire: ma io che mi sono fatto un mazzo così in questi 2 anni, io a posto suo me ne andrei, direi: signori miei, pigliatevi la reazione, sciarriate la reazione, fate quello che volete, però io la vedo così, o venite dietro quello che dico io, non mi venite dietro, no, cioè o seguite quella che è la mia impostazione, oppure chiamate un altro amministratore delle carte e andate avanti. Perché anche lui si trova in una grande impasse adesso, no? Perché adesso, entro fine giugno, come fanno a decidere cosa devono fare? Ma tra l'altro l'ha già anticipato, ingegnere, l'ha già anticipato che non ci sono materialmente tempi tecnici per presentare il contratto entro il 30 giugno. Adesso purtroppo poi il tempo è scaduto, ma gli avrei voluto proprio chiedere questo a Francesco Trenito, cioè: ma se il 30 giugno non viene rinnovato il contratto perché tecnicamente non ci sono più i tempi, dal 1 luglio che succederà? Cioè Gelas andrà come? Andrà avanti comunque? Verrà bloccata? Troveranno la forma, però però il problema è un po' più grosso. No, certo, ci mancherebbe altro che più grosso. Anche Francesco dice: i dirigenti non sanno fare niente, anche lì sbagliano, perché lui non è Catena di Luca che può decidere se i dirigenti sbagliano o meno, se li possiamo cacciare o no. Però dovremmo vedere un po' tutta questa macchina. Per esempio l'OID cosa fa? A me risulta che l'OID, per esempio, ogni anno fa relazioni per cui tutti i dirigenti, premi non di c'è produzione. Mai un'ammonizione. No, quale? Premi di produzione. No. I premi di produzione. Allora io dico, ma è normale? Non ce l'ho con l'OID, non so manco da chi è rappresentato l'OID in questo momento. In questo momento forse è persino un organismo vacante, no, da qualche settimana, perché no, sono non scaduti. Lo so, davvero, sono davvero, scadute, non lo so, no, sono scadute le nomine. Non ho idea. Non ho idea. Però voglio dire, un OID sano, saggio, cioè di gente che guarda cosa fanno i dirigenti, sarebbe interessante, invece di ognuno ci mette il suo perché deve guadagnare lo stipendio o deve guadagnare, adesso io esagero, però i fatti sono questi e nessuno mi può smentire su questo, no? La solita storia dei compari, delle non competenze, perché se andiamo a mettere lì le competenze probabilmente qualche dirigente comincia a preoccuparsi, no? Cioè c'è tutta una serie di storie. Questo sindaco rispetto a Catena di Luca è l'opposto, no? Mentre Catena di Luca non lo sto incensando, perché a me non è che piace Catena di Luca per come si pone, per come le fa le cose, no? Non perché le fa, per come le fa. Però le fa, ingegnere, però le fa. Però le fa. Cioè, sì, quello che dice lo fa. Tieni presente qualche settimana fa, con questo allupo allupo, i dirigenti su Sindacin, già da uno ci sono ammazzate, che non c'entrava niente a Messina. Voglio dire, cioè, poi si corre anche questo rischio. Una delle cose che deve dire, significandole, no? Caso per caso, non è che puoi generalizzare. Ora, Filippo, come la pensi su questa vicenda Gelas, che sta di nuovo tornando alla ribalta, visto che tra 15 giorni scade il contratto e bisognerà rinnovarlo? Chiavi non li trovo, non posso aprire. Ma io so, concordo anche le virgole che ha detto l'ingegnere. Per esempio sull'OIB, in città con un minimo di cultura politica ci sono professori universitari nominati, cioè professori universitari di Catania che vanno a Caltagirone o di Palermo che vanno a Bagheria, cioè qui invece dobbiamo sistemare l'amico dell'amico. E, per quanto riguarda la Gelas, io 3-4 anni dico che bisognerebbe dare il servizio di raccolta dei rifiuti alla Gelas tutte le città, perché altrove la partecipata serve a questo? C'è una partecipata come Agela che serve come tappabuchi, perché deve andare a coprire le lacune di personale, è snaturata, non è una partecipata. Bravo, la partecipata
deve avere una funzione principale, e la raccolta dei rifiuti, i servizi sono le cose essenziali, qualsiasi città che non ha partecipata la utilizza in quel senso. Oggi perché si affida alla SRR in Bianchi, che fino a ieri non faceva mai raccolta dei rifiuti, si ha il coraggio di dare la raccolta dei rifiuti peraltro a un bacino, non a una sola città, e quindi ora stanno andando a affittare i mezzi perché non hanno manco i mezzi a disposizione, e questo non era possibile farlo per esempio con la Gelas. E quando lo scrivevo era fantascienza, quando dicevo bisogna uscire dalla SRR a certe condizioni, perché non sei, non fai parte manco di un CDA, tu che sei in cinque paesi, il paese più grosso, praticamente da solo ne fai tre degli altri paesi, non entri manco nel CDA, non puoi decidere manco di niente, qualsiasi cosa, dico usciamo da lì, non era fantascienza. Oggi si dice addirittura di uscire dalla SRR. Quindi le cose non è che non si possono fare, non si vogliono fare, ma non c'è manco il minimo di volontà, non si deve pensare a queste cose, anzi se uno alza il tiro è un pazzo, è un folle, e questo è indicativo, e poi è normale, poi devo venire, devo ascoltare invece, che non lo sapevo, sto rimanendo di gesso, che non ci sono i tempi tecnici per rinnovare il contratto, ma di cosa stiamo parlando? Filippo, siamo al 15 di giugno, il contratto scade il 30, ancora non è stato nemmeno portato alla visione dei consiglieri comunali, che lo devono poi vagliare e approvare eventualmente. Certo, se fanno commissioni giustamente non dovrebbero per avere ma dai. Commissioni, ingegnere, ha toccato un altro tema che stasera volevo trattare con voi, perché a proposito di fare complimenti a Filippo, gli dobbiamo fare complimenti per un post carinissimo che ha pubblicato qualche giorno fa, dove praticamente bellissimo. Dice l'hai letto pure tu, ingegnere, ci sono d'accordo con lui, con Filippo, te lo dico a priori. Ma che stai mangiando, ingegnere? Ho preso un'albicocca dall'albero per giunta. Mm-hmm. Con il vermetto che magari entra ed esce mentre tu lo stai mangiando. Ma ancora non c'è il vermetto, perché è dura, infatti, è un po' confusa. Nella tequila lo beve. Ma caro Filippo, un ospite naif come l'ingegner Lisciandre, che mentre risponde al telefono a noi in diretta si mangia il frutto proibito che raccoglie direttamente dall'albero. No, dico, ingegnere, l'ha letto questo post e quindi lo possiamo commentare. Filippo Guzzardi, con una fantastica provocazione dice: ma com'è possibile? Abbiamo applaudito una legge che ha diminuito il numero dei consiglieri comunali da 30 a 24 e poi ci ritroviamo raddoppiate però le commissioni comunali, e c'è chi persino applaude come se avessero trovato l'America al posto di Colombo. Guarda, è fantastico, ha accentato tutto Filippo con quell'articolo, complimenti davvero, perché io l'ho apprezzato tantissimo, perché veramente lo condivido totalmente ed è una mia idea. Io quando ho saputo questa cosa ho chiamato qualche consigliere comunale e gli ho detto: vi siete suicidati. Perché gli ho detto vi siete suicidati? Perché, ma come fa la gente a capire, no, che da 5 commissioni si va ad 8 commissioni, quindi crescono le commissioni, con la motivazione, uno, che è la stupidaggine, che è quella che dice che gettoni non costerà di più, ed è una sciocchezza questa. Cioè, della serie che non è così. La seconda motivazione è che avevano troppo lavoro da fare, quindi troppi rami ci sono nelle varie commissioni che non ce la facevano. Ma mi devono spiegare, adesso che sono 8 le commissioni, come fanno queste commissioni? Me lo spiegano come fanno? Allora il cittadino comune, che magari non se ne frega un accidente, ma spero proprio di no, va bene, dovrebbe veramente l'inchioderà. Cioè, come cavolo fai? Quando Filippo dice: ma i consiglieri comunali da tende a passare a bando 4, cioè, le commissioni di 5 devono andare 8, cioè, ma questi hanno il dono dell'ubiquità, cioè, voglio dire, ma come fanno? Io ho fatto un esempio ai consiglieri comunali con i quali ho parlato. Ma scusate, voi supponiamo che avete 3 rami, discutete di 3 cose diverse in commissione. Se non ce la fate, fate 3 commissioni o 3 commissioni alla settimana, ne fate 4 e discutete di quella che rimanda. Perché dovete fare un'altra commissione a parte, va bene, per discutere di quelle cose? Cioè, è veramente una cosa che... La cosa però che mi fa rabbia è che tutte e 24 all'unanimità. Sì, sì.
E quindi questo la dice lunga su quello che è la rappresentatività del consiglio comunale, oltre che il livello. Io non mi ritrovo, manco col mio consigliere comunale oltre sotto questo aspetto. Ma a proposito, il tuo consigliere comunale cosa ti ha detto quando gli hai parlato di questa cosa che tu hai spiegato come l'hai spiegato bene stasera da noi? E non ha saputo rispondere, perché mi ha detto che l'ha sottovalutato, quindi andava bene, ma non funziona così, cioè è una mortificazione per la città. C'è veramente una ruta di stile. Cioè, io credo che se un cittadino dovesse valutare tra l'amministrazione e il consiglio comunale, dirà 100.000 volte meglio il sindaco, che quantomeno dal momento che non capisce come fare le cose, si arrabbatta a farle, li sbaglia, li indovina, vuol dire fa quello che va, però dice ma non ho fatto niente. Sì, però meglio io che i mondi quattro che cercano di trovarsi le commissioni. Perché adesso si può fare un cittadino? Perché adesso, Filippo, me lo spiega che appena si fa. Certo, ma perché adesso, come dice l'ingegnere Alessandro, a parte che lui ha detto che è una butade quello che si sostiene che non aumenteranno i costi, non ci saranno gettoni di presenza in più. Ma non è possibile, non vanno massacrati i consiglieri comunali, tutte 24. Non è possibile che non aumentino i costi. Ecco, punto secondo, dico, quindi posto che non è così, poi tra l'altro uno dice, si chiede, ma allora a che servono se non costano di più? Ammesso che fosse vero che non costeranno di più, andare a formare queste ma tre non è commissioni. Possibile, Franco. Certo, no, ma dico, ma ammesso non ma gli vogliamo dare. No. Ecco, ma detto questo, cioè Filippo, adesso si scatenerà chiaramente la corsa perché loro vivono di questo alla presidenza di queste nuove tre commissioni. Perché questo? Perché poi ognuno potrà andare più spesso sui giornali, sui quotidiani online, magari allo dico alla radio, perché essendo presidente della commissione alla, non lo so quale saranno queste tre nuove, al mare mi pare una, un altro ai laghi, il terzo ai fiumi, non lo so, che commissione sono? Sole, l'altro alla luna. La commissione meravigliosa è quella al porto, già su Marte. Al porto che non c'è a Gela ci hanno fatto la commissione. Ma hai capito, ingegnere, hanno fatto una commissione al porto che non c'è il porto, cioè hanno fatto una commissione su una cosa che non c'è, sul porto, cioè questo è no, fantastico. Questa è l'unica che giustifico, perché la giustifico? Sì, e ti devo dare la motivazione, però se non mi fai parlare non trovi la giustificazione che voglio dare. Siccome non c'è il porto, quantomeno c'è la commissione. Scusa, porto non c'è, ma almeno abbiamo la commissione. Cioè, quando si parla di gelare il porto, aspetta, intanto avremo la commissione, poi un porto non ha importanza, no? Allora, ma Filippo, la commissione ce l'abbiamo, Filippo, caso, ma tu vuoi mettere che non hai manco la commissione? Certo, almeno quello. No, ma non so se lei ha letto l'articolo che ho fatto sui Corriere di Gela. Filippo, io sono Fabrizio, Filippo, come te lo devo dire? Vabbè, non so se hai letto, oltre alle commissioni d'inchiesta possibili da fare, quindi significa altre presenze, altri lo so, numeri, lo so, ci lo sono so, le commissioni di studio. Sì. Ma no, che ma sono queste commissioni di studio? Lasciamo perdere. Io ho preso 30 in diritto costituzionale, cioè, e 30 in diritto amministrativo. Non esistono che cosa sono queste commissioni di studio? Non ho mai sentito parlare. Ma Filippo, no. Il fatto che tutti i consiglieri, 24 su 24, abbiano votato all'unanimità, anzi, come diceva qualcuno, all'umanità hanno votato la proposta di allargare da 5 a 8 le commissioni. Francamente è proprio quello che diceva l'ingegnere, è il segnale del livello francamente bassissimo che ha raggiunto la nostra politica e lì ci sono tutti eletti, Filippo, non sono nominati, quelli sono tutti rappresentanti del popolo. Lo sai che stiamo aspettando che scendano da Roma, no? Chi è che deve scendere da Roma? L'Aventino non è a Roma. Sì, certo. Ma noi aspettiamo gli 11 consiglieri che arrivano da Roma, dall'Aventino, per non sono ancora tornati, ingegnere. A me sembrava che fossero rientrati di nottetempo. No, dici che c'era il Covid e non hanno fatto in tempo. Ah, ecco. Franco, ora sì. Se non so perché c'era il Covid. Ti ricordi in una trasmissione quando io dissi lo scorso consiglio comunale che poi sfiduciò, un colpo di coda, tra virgolette, dal senese, lo definì il peggior consiglio comunale mai avuto. Questo si è superato. E ora i consiglieri comunali che non sono stati eletti, rieletti, mi bussano alle spalle e mi dicono ora cosa dici? E sono fortemente in difficoltà. Mi ha detto fategli fare almeno 2 anni prima, poi. E li hanno già fatti 2 anni, Filippo, li hanno già superati. E dopo i 2 anni si sono regalati 3 nuove commissioni consigliari. 3 nuove commissioni. Senti, ma diciamo che li hanno superati, no? Quindi l'ingegnere Lisciandra al suo consigliere comunale ha chiesto e il suo consigliere comunale non gli ha saputo dare una risposta. Ma tu, Filippo, al tuo consigliere comunale, se ce l'hai, e penso che ce l'hai,
gliel'hai detto qualcosa che si riferisce a questa fantastica idea che, ripeto, i consiglieri comunali hanno presentato alla stampa come una cosa straordinaria, come un fatto che cambierà le sorti e il futuro di Gela? Io francamente un po' mi vergognerei di presentarla con questa enfasi, però vabbè, così l'hanno presentata. Dico, ma tu al tuo consigliere comunale, se gliene hai parlato, se gliel'hai chiesto, che risposta hai ricevuto? Purtroppo la mia candidata non è riuscita a entrare in consiglio. Però un consigliere comunale vicino a te c'hai, dai. Ma ti dico, se fosse riuscita in tal senso, avrei sicuramente sconsigliato a farlo, e se l'avessi fatto gli avrei detto politicamente siamo distanti. Che non esiste una cosa del genere. È un errore, come ha detto giustamente l'ingegnere Alessandro, si sono letteralmente suicidati. Non è possibile fare una cosa del genere e pensare che passi in carrozza in un periodo del genere. Una cosa del genere non può passare in carrozza, assolutamente. È incredibile. Ma sentite, io purtroppo, ripeto, oggi ho problemi a poter intercettare i messaggi che arrivano dai nostri amici internauti. Non so cosa è successo sullo streaming live. Sono due le cose: o ce ne sono stati talmente tanti che si sono praticamente imballati nello scarico dei messaggi, ma non ne leggo molti, anzi quasi niente, anche se so ce ne sono 94, mi dice il mio regista, ma io non ne leggo nemmeno uno, se non qualcuno che riesco a recuperare per dopo. Tra questi messaggi che ho letto di Sottecchi, un paio dicevano: ma sbagliamo o sia l'ingegner Lisciandra che Filippo Guzzardi 2 anni fa hanno votato e facevano votare questo sindaco? Certo, no, è che c'entra. Ma volevano sapere questi amici, a distanza di 2 anni, se vi siete pentiti, di questa operazione. L'unica volta in vita mia ti ho detto di essere bene a casa. C'hai il cane che mi scende fuori. No, allora, ingegnere, ti fai scappare allora, i cani? No, erano con me. Perché qua sono già scappati i buoi da questa città, quindi allora, non facciamo scappare anche i cani. No, ti volevo dire... Allora, aspetta, scusa. Recupera i cani, che intanto chiedo a Filippo, visto che da casa ci facevano questo riferimento al fatto che i miei due ospiti di questa seconda parte sono entrambi stati elettori del sindaco greco. Filippo. Ti rispondo. Allora, io è la prima volta nella storia che dico, io ho sempre votato qualcuno, ho fatto campagna elettorale, eccetera. L'ho fatta anche a Lucio Greco. Per la prima volta non solo dico che sono pentito di averlo votato, ho fatto votare. Con gli altri non ho mai detto che sono stato pentito, che mi sono pentito. Ho detto che ho sbagliato, che è una cosa diversa. Ma ho detto di più, perché purtroppo non ti sta comportando da sindaco. Ma non è ancora più grave. Ma non è ancora più grave, ingegnere, che tu ti sia pentito in così breve tempo, perché questo è sindaco da 2 anni e un mese, non è che è sindaco da 4 anni e 11 mesi. Ma questo dipende dal soggetto che ti fa pentire, mica dipende da me che pento. Non dico, ma è più grave per quello, cioè, perché veramente siamo di fronte ad un fallimento da questo punto di vista. Ma io tutte le volte lo esorto a cambiare atteggiamento, ma lui non ascolta nessuno, per cui figurati se ascolta me. Cioè, voglio dire, io poi alla fine mi auguro sempre che lui, a te risulta che io dico sempre alla fine, dopo che magari l'ho massacrato politicamente, eccetera, eccetera, dico, spero che adesso abbia capito la lezione e faccia il sindaco e faccia politica come dovrebbe farlo, no? Cioè, invece lui va inanellando un errore dietro l'altro e purtroppo, voglio dire, non c'è, per me non c'è nessuna speranza ad oggi. Filippo, poi magari domani cambia. Io il tuo punto di vista, o soprattutto il tuo stato d'animo dopo 2 anni dall'elezione del sindaco che hai fatto votare e che hai votato? Se noi dobbiamo parlare di giudizio, diciamo, come pentimento interiore è stato già subito, non è quella la questione. La questione è che speri sempre in un ravvedimento, speri sempre, come dice giustamente Alessandra, in un golpe di coda, in qualcosa per dare la possibilità a una persona anche di ravvedersi, perché magari ha capito male il ruolo che doveva fare, pensava di trovare qualcosa e ha trovato ben altro. Un po' di tempo glielo devi dare. Certo, io il problema è che io non lo seguo più. Cioè non riesco più neanche a capire le mosse. Ti sei arreso? Cioè
nominare assessori che non hanno consiglieri comunali, fare nomine di uffici di gabinetto che non hanno nessune nomine di consulenti del sindaco che non si capisce da dove li prende, eccetera eccetera. Cioè questa rincorsa ad avere appoggi a livello regionale, a livello nazionale, con risultati che non si vedono, passa un anno e mezzo, passa un anno, si continua così. Lasci un assessorato vacante come la delega rifiuti, te la tieni tu, ma per quale motivo? Cioè non riesco più a seguire. Insomma, tu ti sei arreso, però la lista che tu hai sostenuto fortemente, e che era tra l'altro compresa la consigliera o la candidata consigliera che tu facevi votare, sì, che è una buona idea, è praticamente è il gruppo che più difende a spada tratta, e in primis il vice sindaco Terenziano Di Stefano, ancora tutte le mosse di questo sindaco, Filippo. Perché quel gruppo difende quel progetto per il quale è nato, hai capito? E quindi siccome il candidato di quel progetto è Lucio Greco, eletto, difendono anche di conseguenza il sindaco. Ma se noi togliamo una buona idea dalla maggioranza, il progetto civico non esiste, perché sono tutti partiti. Questo lo dobbiamo dire, ma non perché è politologo Filippo Guzzardi, ma perché la realtà. No, però Filippo, mi fai dire anche un'altra cosa allora a tal proposito, visto che la stai dicendo tu, a me viene quasi spontaneo ricordarti che il leader di una buona idea, Terenziano Di Stefano, in campagna elettorale e anche durante la settimana che portava al ballottaggio, da me ad Agorà ebbe a dire che se questo progetto civico fosse stato minimamente scalfito, lui sarebbe uscito da quel progetto. Oggi lo dici tu, che sei stato sostenitore di una buona idea, di quel progetto civico è rimasta solo la lista di Terenziano Di Stefano, per il resto sono soltanto partiti politici. No, Franco, stai commettendo un errore. Quale? Di quella cosa di una buona idea è rimasto solo Filippo Guzzardi, non né i consiglieri, manco il vice sindaco. E perché? In quale partito sono transitati i consiglieri? No, non sono in nessun partito, ma non sono manco una buona idea, perché sennò dovendo adottare il vecchio detto di Terenziano Di Stefano, che se i partiti entravano e diventava una accozzaglia di partiti, sarebbe uscito, se non è uscito con una buona idea. Scusami. Quindi di una buona idea c'è solo Filippo Guzzardi, che solo possiamo ufficializzare. Filippo, come è sta storia? Filippo, non mi puoi contraddire. Effettivamente diciamo che non è che ha tanto torto, ecco. No, io sono chiaro. Cioè, voglio dire, Terenziano Di Stefano l'aveva detto a chiare lettere: finché il progetto rimane civico, bene, ma appena comincia a diventare politico, noi prendiamo armi e bagagli e ce ne andiamo. Cioè, oggi se togli una buona idea, il resto chi è? Forza Italia, Italia Viva, l'UDC, tutti i partiti, voglio dire, il sindaco che continua a sperare che torni pure il PD, e magari un giorno o l'altro. Tranne quello che tu chiami il mio consigliere comunale, che è il consigliere comunale che io ho votato e ho fatto votare. Ma perché è in maggioranza? Non è, quindi io sto parlando. No, del... tu parli dei partiti. Ma io sto parlando di chi sostiene questo sindaco. Poi se il tuo consigliere lo sostiene ancora. Io parlo di chi sostiene questo sindaco, questa maggioranza, questa coalizione. Spero che iniziano a non sostenerlo più, dal momento che finora, vuoi o non vuoi, l'hanno sostenuto e hanno preso solo schiaffi. Filippo, allora mi rispondi cosa pensi del leader di una buona idea che, ripeto, così si era espresso in maniera chiara e netta, cioè finché funziona come progetto civico noi ci stiamo, appena comincerà a diventare più partitico, più politico, noi prendiamo e ce ne andiamo e togliamo il disturbo. Come dice l'ingegnere, due sono le cose, anzi lui dice una è la cosa, visto che è rimasto lì e dentro ci sono solo partiti, vuol dire che non è più un movimento civico una buona idea, o non è più un civico il vice sindaco. Quale delle due? No, allora, Terenziano ancora è un civico perché non ha aderito a alcun partito politico, e quindi non possiamo definirlo un uomo di partito. E io quello che auspico di lui, che si prenda atto di quello che c'è, o si fa una disamina politica e si azzera tutto e si riparte magari parlando chiaramente alla gente che non c'è più quel progetto politico e c'è un nuovo progetto magari per la città, oppure come se esce fuori dal progetto, perché il progetto civico non esiste, esce fuori anche dalla discussione. Cioè i punti sono quelli, ma continuare secondo me con questo discorso del progetto civico, della difesa del progetto civico, che alla fine è solo una buona idea, alla fine sarà un boomerang contro lo stesso Terenziano, contro lo stesso movimento.
questo è quello che penso. Ho già espresso la mia opinione. Tra l'altro, io penso che con questo sindaco diventeranno tutti renziani. No, io voglio. Vabbè, sì, sul discorso dei renziani, l'ingegnere, come sempre, la prende, diciamo, alla larga con lo humor inglese, ma mica ci va tanto lontano dalla realtà, perché prima Filippo parlava dell'assessore senza consiglieri comunali, poi ha parlato del capo di gabinetto che è molto vicino alla stessa parte politica, allo stesso partito, insomma. Mica ci scherza poi. E non hanno un consigliere comunale. Però Filippo, ti stavo dicendo, sempre tornando, e concludo e chiudo la parentesi, una buona idea. Tu non hai fatto mica mistero che hai spesso criticato anche pubblicamente il vice sindaco perché si prendeva, come dicono a Pordenone, il rinchipito di difendere a tutto spiano il sindaco, anche quando la difesa del sindaco era una causa persa in partenza. Però lui lo continua a fare, Filippo, no? Ce lo difende sempre. Io, conoscendo Terenzano, ti dico che non lo fa perché vuole, come dire, difendere il sindaco. E difende quel progetto veramente nato con l'idea di governare la città. Poi è difficile ammettere che abbiamo sbagliato con candidato, perché se una volta che lo fai devi uscire fuori dal governo della città. E quindi uno ci prova sempre, e quindi anche la sua difesa, forse anche per onore della verità. Come ingegnere, scusami, non abbiamo capito. In effetti costa uscire fuori. Quanto? Allora c'è freddo, c'è anima. Ah, costa in quel senso. Certo. Non credo siano questi le motivazioni per Terenziano. Io penso che siano quelli, perché li riconosco quantomeno la passione politica. Poi, chiaro, non posso essere nella testa delle persone, ognuno poi la pensa come si vuole. Io posso dirti che oggi sono tutti terenziani, ieri erano, però prima di questo gruppo consigliato, di questo gruppo renziano, i primi che hanno chiamato per fare Renzi a Gela è stato Renziano. E la buona idea ha rifiutato di entrare in altri partiti politici, perché si muovevano per le regionali. Il gruppo ha voluto rimanere con la sua identità. Però, ripeto, c'è un sindaco che mette continuamente in difficoltà questa scelta, li mette spalle al muro, e giustamente tutti noi ci chiediamo, anche io mi chiedo, ma chi te lo fa fare? È tutto qui il discorso, non c'è altro. Senti, ma Filippo, condivido, sinceramente sì. Lo condivido, perché quantomeno, voglio dire, tra l'altro come assessore, adesso io non è che lo voglio ingenzare, come assessore credo che sia un grande faticatore, è instancabile, un lavoratore sempre presente, purtroppo ha il limite di non avere, secondo me, un sindaco che sa cosa vuole fare. E se noi dovessimo ricordarci il Terenziano Di Stefano, che è oppositore della giunta messinese, come, diciamo, attaccava quella giunta perché il sindaco faceva quello che non doveva fare secondo lui, insomma, oggi a ribaltare le posizioni e le situazioni diventerebbe complicato spiegarsi quel Terenziano Di Stefano, o forse questo Terenziano Di Stefano. Ma detto questo, ingegnere e Filippo, ma quindi dobbiamo purtroppo, doverci accontentare dell'idea che per i prossimi 2 anni e mezzo dobbiamo continuare a ragionare nella misura in cui l'unica cosa che ci resta da fare è sperare che il sindaco cambi atteggiamento? Cioè, ma dobbiamo dopo 2 anni e mezzo ancora per altri 2 anni e mezzo tirarcela così? Con lo sperare che cambi atteggiamento? Allora io spero. Affidarsi solo a questa speranza? Io credo che ci sia un aereo che stia arrivando da Roma, perché quelli che sono andati sull'Avellino dovrebbe essere qui, insomma, di ritorno, qualche giorno, e vediamo cosa succede. Se questi che sono andati sull'Aventino continuano ad essere, non so come dire, ma voglio dire, sempre a favore della maggioranza o fare la maggioranza a questo sindaco, allora io credo che non sia più stanza per questa città per i prossimi 3 anni, non 3 anni e mezzo, perché le elezioni saranno a maggio, tra 3 anni, giusto? Quindi sono 3 anni meno un mese. Sì. Saranno ad aprile, in realtà. Sono lapidario. Aprile, 3 anni meno 2 mesi, cioè non credo che sia alternativa. Se questa maggioranza tiene e ha una ragione per tenersi, poi ce la spiegheranno la regione, ce la spiegheranno alle regionali, alle prossime amministrative, alle nazionali, non lo so.
qualcosa si inventeranno per spiegarsi, non lo so, però poi ci diranno cosa hanno fatto per questa città, ci metteranno per iscritto, ci metteranno la faccia, si ricandideranno, poi vediamo chi li vota. Ma insomma, tu quindi, per esempio, a proposito di speranza, ingegnere, ancora un briciolo di speranza ce l'hai nei confronti io degli eventi? No, a prescindere che tu ce l'hai come tuo carattere, come tua impostazione, come mentalità. No, ma per esempio, tu ancora speri negli aventiniani? Sì, certo. Ah. Perché non hanno dichiarato nulla, no? Io vorrei capire. Ma infatti non hanno dichiarato nulla perché se ne sono tornati cheti alle loro posizioni. Ma ancora io ufficialmente questo dato non ce l'ho. Te lo potrei dare con certezza matematica, però potresti sbagliare, potresti sbagliarti di brutto. Spero di sbagliarmi, perché qualcosa bisognerà pur che succeda per cambiare questo andazzo, però temo che si siano, come dire, di nuovo ricomposte tutte le tessere. Non so come la pensa Filippo. Guarda, tu che ne pensi? Allora io ti do un dato, un dato così lo completo. Allora, l'uscita del PD e questo modo di fare opposizione del PD, a me perché piace? Perché piace il PD, no, non è un problema politico, così dire. Perché di quantomeno sta alzando il tono del dibattito politico. Bravo! Perché certo, magari mirerà a svegliare un sindaco che dorme, va bene, che non sa che pesci prendere. Allora io vorrei che altri consiglieri comunali, altri gruppi facessero la stessa cosa, non come il PD, in un modo diverso, ma facessero opposizione tenace, no? Opposizione costruttiva, dire le cose come stanno, dare degli indirizzi. Ma se stanno lì ancora ad aspettare che il sindaco e i cami si mettono d'accordo, no, non c'è l'accordo, no, tu fai l'assessore, no, tu fai il cameriere, tu fai... Cioè, siamo fuori dal mondo, capisci? E io mi auguro che questa gente non riesca a capire, ma anche gli oppositori classici vorrei capire con cavolo fanno l'opposizione. Se tutti questi si mettono assieme, ma non perché hanno le stesse idee, non devono avere le idee. Ma l'hai capito, ingegnere, che Filippo Guzzardi, che riteneva il passato consiglio comunale il peggiore della storia politica di Gela, oggi è imbarazzato a dire a quelli che facevano prima i consiglieri qual è il livello attuale. Va bene ad essere imbarazzato, però fa bene anche a sperare che questo consiglio comunale risorga dalle cenere in cui è caduto, è precipitato. Ma insomma, e probabilmente la possibilità c'è. Il primo sono i due consiglieri comunali del PD con il PD. Va bene, il mio regista mi fa segnali che non sono nemmeno di fumo, ma quasi quasi gli esce dalle orecchie il fumo. Sì, Filippo, certo, a completare così andiamo a chiudere. Io sono ottimista anche di natura, però lucidamente sono molto scettico che questo mandato abbia tutta la durata. Perché quando tu hai un pavimento, lo fai diventare sabbie mobili, snaturando il progetto e mettendoti alla mercé dei partiti, perché ora tu lo sai, che lo sapevamo tutti, che in una coalizione in cui c'erano Forza Italia e PD, non appena c'erano le regionali, uno dei due sarebbe uscito dalla maggioranza, perché non si possono fare campagne elettorali governando nella città e facendo campagna elettorale per le regionali da oppositori. Si sapeva questo, lo dovevi mettere in conto da fine. Però è chiaro che se tu continui ad aprire a destra e a manca, se ti metti sotto i venti di chi deve farsi le campagne elettorali per le regionali e per le nazionali, secondo me chi la pagherà sarà sempre colui che consente tutto questo. Quindi io non credo che si andrà avanti così facilmente, perché la politica è mutevole, le condizioni cambiano, oggi c'è un'alleanza per le regionali, domani c'è un'altra per le nazionali, e tu non puoi andare sotto vento. Staremo a vedere, noi seguiamo sempre attentamente, diciamo, le vicende politiche della nostra città e non solo quelle politiche, ma chiaramente per quello che è la situazione attuale non sono d'accordo né con l'ingegnere stavolta e nemmeno con Filippo. Con l'ingegnere nel senso che secondo me gli aventiniani non sono più aventiniani da 24 ore dopo che erano saliti sull'Aventino e sono tornati cheti ai loro posti e stanno di nuovo facendo ciò che facevano nei primi anni. Io spero di smentirti. Io sono qua pronto e quando sbaglio... Ad essere smentito.
ad essere smentito. Sì, sono contento perché vuol dire che le cose sono diverse, sono in meglio. Non sono d'accordo nemmeno. Non sono d'accordo nemmeno con Filippo, perché non credo che ci siano figure tali in questo consiglio comunale da poter cambiare le sorti di un'amministrazione che invece in due anni ha fatto quello che ha voluto. Allora vi porto solo un esempio, ragazzi, perché dobbiamo parlare con i fatti noi, poi ognuno la può pensare come vuole, ci mancherebbe altro, ed è rispettabilissimo il pensiero di tutti. Però guardate quello che è successo dopo l'operazione Aventino, che all'ingegnere piace tanto. Cioè 11 consiglieri di maggioranza su 17 salgono sull'Aventino, cioè fanno una protesta plateale, si alzano e se ne vanno dal consiglio comunale in netto contrasto col sindaco, perché il sindaco ha fatto un'operazione. Quale? Ha fatto entrare in giunta un partito come Italia Viva, che non aveva partecipato alla competizione elettorale al fianco di questa coalizione. Bene, condivisibilissima la scelta degli aventiniani, ci mancherebbe altro. Cosa dicono gli aventiniani in quel contesto? Se il sindaco non condivide con noi le scelte, noi non scendiamo più. A parte che sono scesi, ripeto, l'indomani, e sono andati a votare tutti gli atti che la giunta presentava al consiglio comunale. Ma detto, non sono a Roma. Ma quale Roma? Ma manco in piazza a Roma. Ma detto questo, tra l'altro piazza Roma è a due passi dal municipio, quindi manco è piazza Roma, più vicino di piazza Roma. Ma detto questo, il sindaco, che chiaramente si spaventa tantissimo delle decisioni che prende il consiglio comunale, talmente si spaventa che praticamente non ha più preso nessuna decisione condividendola. La prima che ha preso, quella che, a cui faceva riferimento Filippo Guzzardi, capo di gabinetto del comune di Gela, non mi pare che l'abbia condivisa con nessuno. Tutti quelli che abbiamo sentito, consiglieri comunali, questa notizia, hanno detto che l'hanno appreso dalla stampa. Significa che il sindaco non gli ha manco accennato di questa decisione che aveva già preso. Ma dico, detto questo, cosa ci vogliamo ancora chiedere, ingegnere Filippo, dell'atteggiamento, del rapporto di forza tra sindaco e consiglio comunale? Non esiste il rapporto di forza. Il sindaco continua a fare quello che vuole e i consiglieri, che hanno ottenuto altri 3 commissioni e quindi altre 3 potenziali possibilità di andare a fare presidente, vicepresidente e quant'altro, sono belli, tranquilli e sereni. Questo è purtroppo quello che penso, che è molto vicino alla realtà. Vedi il discorso come soltanto una reazione del consiglio comunale. Io ti faccio una domanda a te, faccio la domanda a te. Sì. Ma secondo te il lavoro che sta facendo questo sindaco è quello di un sindaco che vuole ricandidarsi di nuovo? Ma secondo me sta facendo un lavoro di uno che vuole fare carriera politica. Poi se la vuole fare come sindaco, come deputato regionale, come deputato nazionale o come senatore, questo non lo so. Ma sta facendo un lavoro, Filippo. Ma sta facendo un lavoro, Filippo, che è solo ed esclusivamente legato alla sua carriera elettorale, non altro. E allora, se fosse come dici tu, prima della fine del mandato ci sono regionale e nazionale. Quindi dai ragione a me che sono scettico. Sei scettico se ci fosse un consiglio comunale pronto a fare la guerra? Ma io non lo vedo un consiglio comunale con l'elmetto, Filippo. Il punto è questo, sai perché non sono d'accordo con te? Perché quello che tu dici può funzionare solo nell'ipotesi di cui il consiglio è pronto a fare la guerra. Filippo dice che lui non lo vuole capire, per andare alla nazionale o la regionale, quindi finisce prima per questo motivo, non perché lo sfiduciano. Va bene, io devo chiudere, il mio regista mi parla in cuffia mentre voi mi parlate, invece che sentire voi sento il mio regista che dice dobbiamo chiudere, ha ragione. Grazie Franco, siamo in ritardo. Ciao, no, grazie a voi, grazie a Fabrizio ciao, Lusciani, ciao, grazie ciao, ciao, Franco, ciao. A Filippo ciao. Guzzardi ciao a tutti, Lusciani. Buona serata. Buona serata a voi. Non c'ho nemmeno il tempo di salutare gli amici che hanno messo i like e mi piace, anche perché sta puntata, però lasciatemi salutare almeno Eugenio Catania e il gruppo Gelas Brainstorming, che da stasera hanno condiviso la nostra trasmissione. Grazie a voi, scusate per i messaggi che non ho letto, perché io purtroppo oggi non ho avuto nel mio streaming la messaggistica che mi veniva come sempre scaricata, non so se è un problema tecnico o cos'altro, vi chiedo scusa. Allora, domani alle 7:10 replica di questa puntata su Radio Gela Express 100 e 300 103.8, torniamo in diretta mercoledì fra meno di 48 ore con la puntata di metà settimana di Lo Dico la Radio. Scusami Enzo Cusumano per il ritardo, scusatemi voi se non ho dato molta attenzione oggi agli amici da casa, ma non è colpa mia, è colpa del nostro collegamento. Grazie da Franco Gallo, a voi una buona serata. Lo Dico alla Radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM e sull'app, in video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo Dico alla Radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo Dico alla Radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18:30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7:30.
Lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è rosticceria dal gusto mediterraneo. Io mi servo solo da GB. GB è enoteca. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio della chirurgia odontoiatrica. Attraverso l'utilizzo di scanner intraorali e di CBCT è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserito degli impianti alla protesi dopo. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe. A Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL. Experience. Where we are. Communication. Flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo. Fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale. E operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL. Manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL. La risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative. Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela.